Buon pomeriggio e benvenuti alle conferenze del mercoledì della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Milano. Ringrazio intanto tutti gli ascoltatori, a cominciare dagli studenti della scuola, che ringrazio sempre della loro pazienza per questa tipologia di insegnamento che ha portato qualche disagio nei loro confronti. Ma ringrazio naturalmente tutti i relatori della giornata, e quindi Carmela Santoro, Samuele Tieghi, Alfonso Airaghi, Francesco Cattaneo e Leonardo Leo. Ringrazio anche chi rende possibile questa trasmissione, in primis la nostra sapiente quanto occulta regia di Vincenzo Campo, che ci aiuta nelle nostre trasmissioni, e i colleghi degli altri archivi di Stato che hanno messo a disposizione i loro social per poter trasmettere questa conferenza. E ringrazio quindi l'Archivio di Stato di Brescia, l'Archivio di Stato di Pavia e l'Archivio di Stato di Varese, naturalmente l'Archivio di Stato di Milano. Dunque, oggi è una giornata particolarmente ricca e particolarmente nutrita, perché parleremo di CAS, di Corte di Assise Straordinaria, e il titolo che voi potete vedere sono i processi delle Corti di Assise Straordinarie ai collaborazionisti della Repubblica Sociale Italiana. È un tema ovviamente molto delicato e si parla naturalmente delle vicende che seguirono la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi dal 45 al 47. E quello che facciamo oggi è presentare l'inventario di questo fondo, l'inventario che è stato realizzato da Carmela Santoro. Allora, chi è Carmela Santoro? Penso che non abbia bisogno di presentazioni, dal momento che, oltre ad essere la vice direttrice dell'Archivio di Stato di Milano, è la coordinatrice della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Milano, è docente di archivistica generale presso la scuola, è responsabile della gestione dei depositi, responsabile della sala studio e molto molto altro, ma mi taccio perché non voglio dire troppe cose. Dunque, noi siamo qui, diciamo, a causa del Covid. Il Covid ha purtroppo creato grandi difficoltà a tutti quanti noi, però dobbiamo riconoscere che ha avuto degli effetti collaterali piacevoli. Il primo è il numero degli ascoltatori, che è sicuramente cresciuto in maniera esponenziale. Nelle nostre conferenze siamo arrivati anche a centinaia di utenti, di persone collegate, centinaia e migliaia anche nei casi più eclatanti, numeri che non avremmo mai potuto raggiungere, quindi una diffusione della cultura che è sicuramente superiore a quella tradizionale. L'altra possibilità che ci dà questo strumento della didattica a distanza, chiamiamola così, o comunque delle conferenze online, è la possibilità di interagire. Chiunque di voi vorrà partecipare con le sue domande, con i suoi commenti, potrà farlo, anzi è benvenuto e ben accetto. E soprattutto, però, in questo caso in particolare, il Covid ha avuto un altro effetto collaterale positivo. Gli archivisti si sono finalmente potuti dedicare a quello che è il loro vero mestiere, e cioè realizzare gli inventari. È un po' come i pescatori che in inverno pensano a riparare lo scafo della barca, a risistemare le reti e a organizzare tutto quello che c'è in previsione di un rientro nella loro piena attività. Così gli archivisti hanno potuto realizzare gli inventari. L'inventario in questione, che verrà appunto presentato, è estremamente impegnativo, estremamente complesso, e oltre alle difficoltà tipiche di tutti gli inventari, naturalmente presenta delle difficoltà ulteriori per la vicinanza temporale degli eventi
che sono narrati nella documentazione, e per la delicatezza appunto delle persone che vengono nominate e che sono state oggetto di che hanno subito dei processi da parte delle corti di assise straordinarie. Quindi un lavoro molto importante che è stato portato a termine, ma come si dice con una frase un po' trita forse, ma in questo caso vera, questa è la conclusione, non è la conclusione di un lavoro, ma è l'inizio di un altro. Voi sentirete che i fascicoli della Corte di Assise Straordinaria di Milano non sono tutti presenti nel nostro archivio, non sono andati perduti, ma sono stati mandati ad altre corti di assise straordinarie, quindi sono conservati in altri archivi di Stato, si presume, d'Italia. E quindi la sfida che noi lanciamo oggi è quella proprio di cercare di riunire virtualmente questi fondi in tutta Italia per poter consentire agli studiosi di consultare in maniera più agevole questo documento fondamentale per conoscere la storia della nostra Repubblica. Quindi lascio la parola a Carmela Santoro, ma prima vi invito a non abbandonare il collegamento, ma di rimanere collegati fino alla fine, perché ci sarà una piccola sorpresa e a dimostrazione del fatto che gli archivi non stupiscono mai, non finiscono mai di stupire. E quindi ringraziando ancora tutti quanti, passo la parola a Carmela Santoro. Grazie. Grazie direttore di questa presentazione. Saluto tutti e, come appunto diceva il nostro direttore Compagnoni, molto spesso negli archivisti abbiamo degli inventari chiusi nei cassetti e, presi da tante altre incombenze quotidiane e attività, non riusciamo a portarli a termine. Il nuovo ritmo di lavoro imposto dal lockdown in questo caso è servito a dedicare più tempo a questa fondamentale attività della nostra professione, che è quella di inventariazione, di produzione di strumenti di ricerca. È un'attività che sicuramente possiamo considerare il cuore della nostra professione, perché ci permette di svolgere quella funzione di mediazione tra gli utenti e la documentazione, e ci permette di preparare gli strumenti di ricerca che sono poi le chiavi di accesso per accedere ai documenti dei nostri archivi. Per questo motivo sono molto contenta oggi di poter annunciare l'uscita e la pubblicazione già nei prossimi giorni sul nostro sito di questo nuovo inventario, l'inventario del Fondo Corte di Assise Straordinaria di Milano. L'inventario riguarda documenti prodotti da un tribunale istituito per giudicare i reati di collaborazionismo con i nazifascisti, un tribunale che operò soltanto per pochi anni, dal 1945 al 1947. Le carte che compongono questo fondo ci permettono di ricostruire la situazione di Milano come centro sicuramente più importante della Repubblica Sociale Italiana durante gli anni dell'occupazione militare tedesca, quando a Milano, e non solo a Milano, comandavano le persone che poi vedremo ritratte in una famosa foto che vi farà vedere Samuele Tieghi, cioè il quartier generale delle SS comandate da Rauf e Seveche qui a Milano. Ci troviamo quindi di fronte all'archivio di un tribunale democratico che conserva carte di un tribunale democratico, cioè di un tribunale che ha operato dopo la liberazione del nostro paese. E in questo sta una delle caratteristiche sue più importanti, nel fatto di conservare, nonostante sia un tribunale post liberazione, diciamo così, di conservare molti documenti prodotti nel periodo precedente. Quindi documenti prodotti da uffici e istituzioni fasciste. Questo non è un particolare secondario, né di poco conto, perché come sappiamo documenti, ma anche interi archivi, sono andati perduti, intendo di quel periodo storico, perché sono stati volontariamente o involontariamente distrutti. E nel caso specifico di Milano, per esempio il quartier generale delle SS dell'Hotel Regina, quando fu abbandonato, ecco, in quel momento i tedeschi, prima di andarsene, distrussero i documenti che vi si trovavano conservati. Parlando di questo tribunale, della Corte di Assise Straordinaria di Milano, per darvi qualche dato, il tribunale incominciò la sua attività appunto subito dopo la liberazione
e la proseguì fino al 15 novembre 47. In questo periodo avviò 1.001 procedimenti e pronunciò 885 sentenze, la prima il 23 maggio 45 e l'ultima il 29 dicembre 47. Come sentiremo anche di più dopo, e come prevedeva la legge, furono considerati collaborazionisti e quindi processati dal tribunale tutti coloro che a vario titolo avevano collaborato con i nazifascisti, dalle più alte autorità della Repubblica Sociale Italiana fino alle persone comuni che appunto furono denunciate perché appunto a vario titolo avevano collaborato. Il primo processo celebrato dalla Corte Milanese fu a carico di una interprete, di una donna che appunto lavorava come interprete all'Hotel Regina. Aveva 45 anni all'epoca del processo e il tribunale la condannò perché fu considerata informatrice dei tedeschi. La condannò in quel momento a 12 anni di reclusione. Anche la prima sentenza del tribunale è a suo carico, mentre l'ultima riguarda alcuni militi della Brigata Nera Aldoresega. Anche se il tribunale, negli anni della sua attività, pronunciò sentenze che prevedevano pene molto pesanti, dalla pena di morte a tanti anni di reclusione, in realtà, anche questo lo sentiremo nel prossimo intervento in modo più specifico, quasi tutti gli imputati, compresa la prima imputata, tornarono in libertà dopo pochi anni, perché furono assolti dalla Cassazione o per altri sconti di pena o per l'amnistia Togliatti. Per parlare comunque di tutto questo, del periodo storico e dell'attività delle corti di assise straordinarie, non solo di quella milanese, ho pensato di invitare oggi alcuni amici dell'Archivio di Stato di Milano, due studiosi che conoscono bene il periodo storico e che hanno studiato la documentazione, e due ex direttori d'archivio ora in pensione. Il primo intervento riguarderà in particolare l'epoca testimoniata dalle carte e le vicende delle corti di assise straordinarie, dall'istituzione nel 1945 alla soppressione nel 1947. Seguirà la mia presentazione dell'inventario della Corte di Assise Straordinaria di Milano e poi un intervento sulle sentenze e sui documenti relativi alle polizie speciali. I due contributi finali presenteranno la realtà lodigiana e la realtà bresciana, dove pure operavano tribunali speciali, quindi le corti di assise straordinarie, e dei quali ci parleranno appunto due colleghi dell'Archivio di Brescia e dell'Archivio di Stato di Brescia, oggi in pensione, e l'ex direttore dell'Archivio Storico-Civico di Lodi. A conclusione di tutti gli interventi, come vi ha già preannunciato il direttore, ci sarà una piccolissima sorpresa che però vi darà un po' l'idea della ricchezza di questo fondo e delle possibilità di ricerca che offre. Però cominciamo a questo punto dal primo intervento del nostro primo ospite, che è un intervento durante il quale Samuele Tieghi ricostruirà il contesto storico milanese, non soltanto milanese, durante gli anni della Repubblica Sociale Italiana. Tieghi oggi è un dirigente scolastico, ma a lungo ha studiato anche presso il nostro archivio le fonti sul fascismo e sulla Repubblica Sociale in particolare, nell'ambito di un dottorato di ricerca in storia contemporanea, che ha portato poi anche alla pubblicazione di un libro sui tribunali militari. Tieghi ci ricorderà il clima che si respirava a Milano tra il 43 e il 45 e che emerge dalle carte. E soprattutto questo per aiutarci a capire come mai molti milanesi furono denunciati per collaborazionismo dopo la guerra e perché furono processati appunto dalle corti di assise straordinarie. Quindi passo a lui la parola per il primo intervento. Buonasera a tutti quanti, ringrazio.
Mi sentite? Mi sentite? Ok, allora continuo. Stavo dicendo appunto che il compito di per sé è abbastanza arduo, ma cercherò di riassumerlo appunto nei minuti che mi sono concessi. Il mio compito è quello di parlare della situazione politico-militare, istituzionale della Milano tra 1943-1945, toccando principalmente quegli aspetti che poi possono essere ritrovati all'interno del fondo della Corte d'Assise straordinaria di Milano, depositata presso l'Archivio di Stato, e al tempo stesso la nascita e l'istituzione delle Corti di Assise straordinarie. Partirei da una data simbolica, il 10 settembre del 1943, che è una data importante per Milano. Sono passati, trascorsi soltanto 2 giorni dall'armistizio, quando le truppe tedesche invadono e occupano la città. Nel giro di qualche giorno si insediano i principali corpi militari, tra cui anche i reparti di SS. C'è una foto simbolica che rappresenta l'occupazione di questa città. Non è una foto che rappresenta militari, carri armati, eccetera, ma rappresenta un edificio. Un edificio purtroppo passato alla storia, in particolar modo alla storia milanese, come l'emblema di questa occupazione, con tutte le conseguenze che poi ne derivarono. Si tratta del Hotel Regina. È una costruzione che si trova in via Silvio Pellico al numero 7 e che nel 1943, pochi giorni dopo, esattamente il 13 di settembre, venne occupato dai reparti di SS. Addirittura venne insediato in questo edificio il comando interregionale che era sotto la guida del colonnello Karl Rauf. Cosa vuol dire comando interregionale? Significa che è un comando che espletava le proprie competenze su 3 regioni, la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. A capo invece del comando interprovinciale, con specifiche competenze, in particolar modo sulla città di Milano, venne posto un relativamente giovane capitano dell'SS di nome Theodor Emil Savecchie. Che cosa accade? All'interno di questo edificio ci furono parecchi uffici. Tra questi il terzo ufficio era quello che si occupava della repressione antipartigiana e antioperaia, mentre il quarto, diretto direttamente dalla Gestapo, dalla Geheimstadtpolizei, fondamentalmente aveva il compito appunto di perseguitare gli ebrei. Questo edificio e le persone che vi presero parte sono al centro di una ragnatela di relazioni, in particolar modo, come vedremo poi, con le polizie speciali della Repubblica Sociale, ma anche con una fittissima rete di delatori, informatori e spie che alimentavano appunto, diciamo, l'azione repressiva portata avanti dalle stesse SS. C'è un'altra fotografia altrettanto celebre rispetto a quella che state vedendo. Questa è una foto dell'eterogine, è una fotografia dell'epoca, si capisce che si tratta di un insediamento militare dal filo spinato che attorno l'edificio. L'altra fotografia è una fotografia estremamente emblematica. Ecco qua sono raccolti i principali ufficiali delle SS, in primo piano attorniato dalle impiegate, spesso volentieri tra queste impiegate si nascondevano anche delle informatrici e delle spie, c'è il colonnello Rauf, dietro di lui c'è il capitano Savecchie, ma io volevo farvi attirare un po' l'attenzione sul personaggio che si vede molto bene, quasi appoggiato alla colonna di sinistra, con i baffi, che sorride, una persona che passa alla storia forse come uno dei principali delatori e informatori a servizio dell'SS. Il suo nome era Luca Osteria, o Steria, come viene pronunciato in vari ambienti storiografici, alias Ugo Modesti. In realtà questo personaggio aveva tanti nomi. Ebbene, questo è un personaggio centrale all'interno della nostra storia. Come centrali, dicevo appunto, sono tutti questi informatori e in particolar modo le polizie speciali. Tante, numerose, nascono proprio all'indomani della nascita della Repubblica Sociale Italiana, spesso volentieri hanno una loro autonomia, che si avvantaggia del conflitto tra i vari ministeri, dipendono da ministeri diversi e spesso volentieri, diciamo così, entrano addirittura in conflitto tra di loro. Volevo citarne soltanto alcune. Perché soltanto alcune? Alcune notissime, tristemente note, altre forse meno note, ma tutte quante accomunate per quanto ci riguarda dal fatto che spesso la documentazione e le informazioni vengono ritrovate proprio all'interno dei fascicoli processuali
varie delle sentenze della CAS. Quindi molte notizie, non tanto che dirò oggi perché cercherò di essere sintetico, ma più che altro che vengono fuori e diciamo così sono del tutto nuove, in quanto questi materiali non sono stati secondo me, ma non solo secondo me, diciamo studiati in maniera approfondita, alimentano diciamo la ricerca storiografica fornendo sempre utili novità. Comincio subito a dare alcuni cenni, in primis il corpo di polizia repubblicana che aveva assorbito i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza con la nascita della Repubblica Sociale Italiana, la Guardia Nazionale Repubblicana, sicuramente molti di voi hanno sentito questa espressione, che era stata costituita dal disciolti Reali Carabinieri, dalla Polizia dell'Africa Italiana, la PAI, e dalla disciolta Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Ebbene, proprio sulla GNR volevo soffermarvi perché all'interno della CAS troviamo un fascicolo processuale, un procedimento processuale molto importante intitolato al maggiore Ferdinando Bossi. Il maggiore Ferdinando Bossi lavorava per la GNR, era capo dell'ufficio politico investigativo, a stretto contatto con Savete e impegnato soprattutto nella repressione del movimento partigiano. Ebbene, sappiate che proprio dallo studio dei fascicoli processuali e dei vari documenti emerge fondamentalmente che sia lui che i suoi uomini in un anno solo riuscirono ad arrestare più di 1400 persone, persone poi che vennero messe a disposizione delle autorità germaniche. Purtroppo sia Bossi sia altri personaggi che lo attorniavano come Manlio Melli o Dante Colombo erano soprattutto diciamo così soliti, questo emerge ovviamente dalla documentazione processuale, a servirsi di interrogatori molto cruenti, scanditi da torture sia fisiche che psicologiche, che spesso e volentieri avvenivano peraltro negli ambienti delle carceri di San Vito. Accanto all'ufficio politico investigativo della GNR lavoravano una serie di altre polizie, ad esempio un altro corpo che ritorna con una certa frequenza all'interno delle carte processuali è quello della Legione Arditi di Polizia Pietro Caruso, colpisce il nome. Pietro Caruso chi era? È tristemente noto anche lui perché era il questore di Roma che messosi a servizio di Kappler favorì il rastrellamento e fornì soprattutto i detenuti dei vari carceri romani che poi purtroppo finirono fucilati alle fosse ardeatine in seguito all'attentato di Via Rasella. Accanto alla Legione Arditi di Polizia Pietro Caruso abbiamo la più nota Legione Autonoma Ettore Monti. È costituita nel marzo del 1944, intitolata a un fascista mitizzato della Repubblica Sociale, ucciso pochi giorni dopo, se non il giorno dopo, addirittura del 25 luglio del 1943, data storica per il fascismo che ne celebra la caduta, era comandata dal sedicente colonnello Franco, Colombo Francesco, Colombo detto Franco, e dal vice comandante Ampelio Spadoni. Ebbene, queste persone si servivano di altri funzionari della Muti, del tipo Alceste e Porcelli, che guidava l'ufficio politico investigativo della Legione Muti, e da un signore di nome Guglielmo Pepe, il quale praticamente guidava un altro importante ufficio che era quello della Polizia Giudiziaria, che aveva il compito di ufficializzare, di dare una parvenza di legalità agli arresti e spesso volentieri agli interrogatori che venivano condotti senza alcun rispetto delle regole. La Legione Autonoma Ettore Muti era non soltanto impegnata ferocemente e attivamente nella repressione antipartigiana, ma siccome spesso e volentieri questi corpi di polizia entravano in collisione tra di loro, era ferocemente, diciamo così, antagonista del reparto, un altro gruppo di polizia, il reparto speciale di polizia comandato da Pietro Koch, il quale era giunto nel capoluogo lombardo solo nell'estate del 1944, dopo la liberazione della capitale, e riuniti circa una settantina di compagni, di elementi fondamentalmente, cominciò ad operare la sua azione giudiziaria, soprattutto finalizzata alla repressione dell'antifascismo, in una villa, Villa Fossati, che poi venne ribattezzata Villa Triste, sita in via Paolicello a Milano, e che divenne il teatro, lo scenario di innumerevoli e invincibili, inenarrabili torture, proprio finalizzate a far parlare elementi della resistenza. Furono proprio sono le torture, le violenze utilizzate dalla banda Koch, così venne rinominata la polizia, questo gruppo
appunto, fondamentalmente furono talmente feroci da dar fastidio anche agli stessi tedeschi, al punto che gli tedeschi incaricarono poi la Legione Muti di arrestare Koch e alcuni elementi di questa banda nel dicembre del 1944. Koch riuscirà a scappare però da San Vittore nell'aprile del 1945, sarà però arrestato e fucilato a Roma nel giugno dello stesso anno. C'è un'altra banda, forse questa è meno nota, anzi sono pochissime le informazioni. Si parla della banda Finizio. Finizio Mario era un ex confidente dell'Obra durante il ventennio e giunto a Milano aveva messo in piedi questo centro informativo politico, il cui compito era quello di perseguire reati economici. In realtà spesso e volentieri si davano a ladronerie di ogni tipo e anche a violenze di ogni tipo, al punto che proprio all'interno del fascicolo processuale intitolato a Mario Finizio troviamo una serie di oggetti che vennero requisiti proprio dalla banda. Troviamo ad esempio orologi, macchine fotografiche, zucchero, stoffa, fin anche della cocaina. Ecco, dicevo prima che l'opera di questi gruppi di polizia non poteva essere efficace senza l'aiuto di spie, delatori e informatori. Chi erano queste persone? Guardate, queste persone erano sia persone che lavoravano magari all'Hotel Regina, parlavo prima delle impiegati o traduttrici che erano anche informatrici, ma in realtà dallo studio dei fascicoli processuali emerge un universo di delatori e di spie, accomunati da diversi obiettivi in realtà, profili economici, profili sociali differenti, si va dallo stradino, pensate, al portiere, sino alla nobildonna, e tutti quanti con obiettivi diversi, chi lo faceva per denaro, chi lo faceva semplicemente per compiacere l'alleato occupante, no? Il tedesco, secondo una nota definizione dello storico Klimkammer, e via così. Si tratta di storie spesso e volentieri particolarmente triste, che emergono sia dalle testimonianze a carico, potremmo dire a favore del imputato, sia dalle testimonianze numerosissime contro. E tra questi informatori, come dicevo prima, spicca la figura del genovese Luca Osteria, Ugo Modesti, il quale, pensate, riuscì ad evitare il giudizio post-guerra perché si mise d'accordo, era avvezzo al doppio giochismo in realtà questo personaggio, si mise d'accordo con elementi della resistenza e ottenne in cambio, riuscì a far scappare all'estero alcuni antifascisti, tra cui lo stesso Indro Montanelli, e per questo merito riuscì appunto in qualche modo a scampare da qualsiasi forma di processo o di azione appunto giudicata. Quali furono gli effetti dell'azione repressiva? Io ne cito soltanto alcuni, non me ne vogliono, se ne ho dimenticati altri altrettanto importanti. Ad esempio, fu proprio un delatore a fare arrestare Manfredo Del Pozzo, che fu uno dei protagonisti del agguato al vicequestore Santa Maria Nicolini. Manfredo Del Pozzo verrà mandato a Fossoli, in quel di Carpi, in provincia di Modena, fucilato il 12 luglio del 1944. Egisto Rubini, il primo comandante della terza brigata GAP, che verrà torturato al punto che, per non parlare, deciderà di suicidarsi. Altro famoso capo partigiano, Leopoldo Gasparotto, giovanissimo comandante delle nascenti formazioni di Giustizia e Libertà, arrestato e poi deportato a Fossoli, dove verrà proditoriamente assassinato nel giugno del 1944, insieme a Giuseppe Pugliesi, fucilato invece nel luglio sempre a Fossoli. Un altro episodio particolarmente rappresentativo per la città di Milano, indubbiamente, è la fucilazione dei 15 detenuti di Piazzale Loreto come rappresaglia dell'attentato gappista avvenuto due giorni prima, l'8 agosto del 1944, in Viale Abruzzi. Persone prese da San Vittore, poi fucilate proprio per rappresaglia e lasciate lungamente esposte. I cadaveri furono poi portati via su insistenza da parte dell'allora arcivescovo Schuster. Ma in particolar modo forse uno degli episodi più celebri, se non il più celebre, l'arresto di Ferruccio Parri, un elemento centrale, un comandante del CLN, che finì proprio nella rete dell'azione repressiva di queste polizie. Che cosa accadde a queste persone? Entriamo nel merito delle corti di assise straordinarie. Le corti di assise straordinarie nascono ufficialmente da un decreto luogotenenziale del 22 aprile del 1945. Si chiamano inizialmente corti di assise straordinarie e successivamente vengono denominate sezioni speciali corti di assise ordinarie. Operano grosso modo dall'aprile del 1945 a tutto il 1947 e giudicano coloro
per cui c'è la prima definizione di collaborazionista, che posteriormente all'8 settembre abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore di assistenza così prestata. In realtà i fascisti vennero processati attraverso vari tribunali. Abbiamo visto i collaborazionisti tra l'8 settembre e l'aprile del 45, le corti d'assise straordinarie, i gerarchi del governo fascista dal 22 al 1943 furono processati invece dall'alta corte di giustizia, mentre tutti coloro i quali si erano resi responsabili di violenze e di crimini proprio nel periodo del fascismo tra il 22 e il 43 furono invece processati da corti di assise, tribunali e preture. In attesa che le corti di assise straordinarie cominciassero a prendere piede e cominciassero a lavorare, invece i fascisti vennero processati, catturati dai tribunali militari, se militari, e dai tribunali ordinari, se civili, applicando ovviamente nei loro confronti il codice penale militare di guerra. Ecco, che cosa emerge? Emerge da alcuni dati che abbiamo appunto reperito, emerge che dopo la liberazione molti collaboratori furono denunciati. Nella sola Lombardia, pensate, nel mese di giugno furono eseguiti 21.000 arresti. Tra il giugno del 45 e l'aprile del 46 addirittura gli alleati segnalarono altre centinaia di spie, traditori e fascisti da perseguire. Le sanzioni applicate dalle corti d'assise straordinarie erano estremamente gravi, si andava dalla pena di morte sino a condanne a lunghe detenzioni, 15 anni, tra i 10 e i 20 anni, a seconda del reato. Si poteva ricorrere soltanto attraverso un ricorso alla sezione speciale della Corte di Cassazione, che ovviamente poi vedremo mitigherà notevolmente l'azione giudicante di queste corti. I dati. Sicuramente importanti. I processi istruiti e portati a termine da tutte le corti d'assise straordinarie furono probabilmente tra i 20.000 e i 30.000. Le condanne a morte emesse tra 500 e 1.000, le sentenze capitali effettivamente eseguite tra 60 e 91. State attenti perché qui ci comincia ad esserci un primo elemento che ci dice che le condanne, seppur gravi, saranno poi mitigate. Mitigate, avevo detto, dai ricorsi in Cassazione, ma soprattutto dalla famosa amnistia Togliatti di cui parlerò a breve. Numerosissimi furono gli ergastoli. E questa è una cosa che colpisce molto, vennero completamente ignorati i crimini razziali. L'amnistia Togliatti, Palmiro Togliatti, ministro della giustizia del Partito Comunista Italiano, interviene il 26 giugno del 1946, emana una famosa amnistia che pone fine alla politica punitiva, se vogliamo, nei confronti degli ex fascisti, ma che viene fatta anche, questo vorrei sottolinearlo, perché viene fatto sì per gli ex fascisti, ma anche per gli ex partigiani, che durante la guerra o dopo la guerra erano stati incriminati per atti compiuti durante la lotta armata. Ecco, seguirono poi alla amnistia Togliatti una serie poi di condoni anni 50 che finirono comunque col liberare o comunque a ridurre notevolmente le pene detentive di persone che peraltro si erano macchiate non solo di collaborazionismo ma anche di efferati crimini. Che cosa disse Togliatti in una sua famosa circolare per giustificare questa amnistia che peraltro aveva destato anche il furore popolare? Ci furono anche casi di problemi legati all'ordine pubblico. Scrisse una frase che voglio leggere: la Repubblica celebra il suo avvento emanando fra i suoi primi atti un provvedimento generale di clemenza, un tentativo forse acerbo, potrei dire forse il tempo non era ancora giunto a maturazione per promuovere una pacificazione nazionale, fresche erano ancora le ferite, e fresche erano ancora i dolori di una guerra che aveva condotto il nostro paese nella più nera disperazione. Ebbene, guardate che comunque al di là del furore popolare contro il provvedimento di Togliatti, ne usufruirono appunto le persone che dicevo prima. Mimmo Franzinelli parla ad esempio di 7.106 fascisti amnistiati e a Milano peraltro i primi ad uscire di galera furono proprio alcuni componenti di quella banda Finizio, di cui troverete ampie informazioni del fascicolo processuale. Io voglio concludere questo mio intervento parlando di una seconda stagione di processi per crimini di guerra che porta forse, diciamo così, un nome: Armadio della Vergogna. L'armadio della Vergogna venne scoperto, poi denominato della Vergogna, nel 1994, è un armadio che giace nello scantinato del Palazzo Cesi a Roma, sede della Procura Generale Militare, e all'interno di questo armadio vi erano centinaia di fascicoli
indebitamente archiviati, ci tengo a dirlo perché sono in una sede dove questo indebitamente forse ha un valore aggiunto, senza forse, dal procuratore generale militare Santa Croce, che erano fondamentalmente raccontavano tutte le stragi nazifasciste nel nostro paese. Pensate, dentro c'è Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, le fosse ardeatine, ma ce ne sono anche altri, di cui poi magari dico, faccio un piccolo accenno. Ecco, molto velocemente, che cosa è successo? Successo che, nella sostanza, i processi arrivati a dibattimento e a sentenza di questa seconda stagione sono stati 5, dal 94 al 2002, 18 dal 2003 al 2013. Le condanne all'ergastolo sono state numerosissime, mai eseguite. Forse ricorderete il caso Priebke, che è forse il più celebre, Priebke, ufficiale dell'SS che prese parte al massacro e alla strage delle fosse ardiatine, ma altri due personaggi che segnano forse la fine definitiva di questa stagione di processi per crimini di guerra in Italia sono o erano Carla Wilhelm Stark e Alfred Stork. Perché parlo di questi due personaggi? Perché sono morti qualche mese fa il primo e qualche giorno fa il secondo, sono gli ultimi due criminali, ufficiali dell'SS, criminali di guerra, che sono sfuggiti alla giusta punizione, condannati anch'essi appunto all'ergastolo, ma che sono riusciti a sfangarla proprio perché fondamentalmente la Germania, nonostante poi l'ambasciatore si sia scusato per queste stragi, si è sempre rifiutata di estradarli. Che cosa avevano fatto Carl Wilhelm Stark e Alfred Stroh? Il primo, Stark, fu il protagonista del massacro di Vallucciole, la strage di Vallucciole, in cui persero la vita in provincia di Arezzo, persero la vita 109 persone, soprattutto civili, anzi tutti civili. Mentre il secondo, Alfred Stork, fu uno dei protagonisti dell'ecidio di Cefalonia, e gli stesso prese parte a ben 117 fucilazioni. Grazie. Grazie a Samuele Tieghi per questo intervento che ci ha ricostruito il contesto milanese, ma non soltanto milanese. Molti dei fatti di cui avete sentito parlare sono poi rintracciabili, ricostruibili proprio grazie a quella documentazione di cui parliamo oggi. Allora, veniamo però adesso all'inventario del fondo della Corte di Assise Straordinaria di Milano. Innanzitutto devo subito dire che si tratta del frutto del lavoro di anni, un lavoro cominciato subito dopo il versamento da parte della Corte di Appello della documentazione nel 1998, quindi oramai tanti anni fa. Però una prima descrizione, seppur sommaria, di tutto il fondo risale soltanto al 2005. E i lavori di riordine, di descrizione analitica, quindi soprattutto dei fascicoli processuali, risale agli anni a partire dal 2015. In un secondo momento, cioè nel 2010, la Procura di Milano ha versato anche i fascicoli di esecuzione delle sentenze. Questi sono stati inventariati per la prima volta in questo inventario e quindi è la prima volta che li mettiamo a disposizione degli utenti. Allora, quindi attualmente il fondo, in seguito ai nostri interventi, si presenta riordinato e ricomposto nella sua interezza, perché in origine i colleghi che hanno ricevuto la documentazione hanno considerato un fondo a parte, in realtà una serie del fondo, cioè il processo al reparto COC, di cui avete sentito parlare prima. In realtà il processo a reparto COC è uno dei tanti processi della Corte di Assise Straordinaria di Milano e per questo motivo ho ricondotto questa serie, quindi questi atti processuali, all'interno del fondo di cui fanno effettivamente parte. L'inventario è formato composto, diciamo così, da una descrizione iniziale e complessiva del fondo, con informazioni anche sul periodo storico e sull'istituzione e il funzionamento delle corti di assise straordinarie, che sono appunto i produttori di queste carte. Alle informazioni sul contesto seguono poi le descrizioni delle varie parti, delle varie serie che compongono il fondo, e che sono la serie dei registri, delle sentenze, dei fascicoli processuali, tra i quali il processo COC, e dei fascicoli di esecuzione delle sentenze per la prima volta in consultazione. Tutte le descrizioni, diciamo così, dei livelli alti, quindi fino alle serie,
sono state redatte secondo il modello proposto dallo standard internazionale ISAD. Quindi abbiamo prima gli elementi della descrizione obbligatori, cui fanno seguito altre informazioni pertinenti ai livelli descritti. Alla descrizione generale di ogni serie segue poi quella delle singole unità. Si tratta di un inventario, quindi la descrizione arriva fino alle unità archivistiche che sono i registri, le sentenze e i fascicoli processuali. La descrizione delle unità è fatta e presentata in formato tabellare, indicando gli elementi fondamentali della descrizione archivistica. L'inventario è poi chiuso da un indice alfabetico degli imputati. Trattandosi di un lavoro che mette insieme schedature effettuate nel corso del tempo da persone diverse, è stato necessario un grosso lavoro di uniformazione delle descrizioni, proprio per arrivare ad avere uno strumento coerente ed omogeneo. Allo stesso tempo, trattandosi di un archivio contemporaneo, ho dovuto tenere conto della normativa sulla consultabilità delle carte contemporanee e sulla normativa sulla privacy. Perché dico questo? Perché durante i lavori di schedatura delle sentenze da parte di Alfonso Airaghi, che sentiremo dopo, e nei lavori di inventariazione dei fascicoli, sono emerse tantissime notizie, informazioni che sono utili ai fini della ricostruzione storica. Ma per arrivare ad avere uno strumento asciutto e che si limita a fornire soltanto i dati essenziali e più possibile neutri e archivistici, allora ho deciso di eliminare tutte quelle informazioni che sono invece più utili agli ricercatori, agli storici che devono invece interpretare le carte. Quindi spetta agli studiosi studiare dal punto di vista storico queste carte. Noi ci rimettiamo a un'attività di produzione di strumenti di ricerca che rispecchino gli standard e i parametri forniti dalla nostra disciplina, dall'archivistica. Come tutti i fondi prodotti da tribunali, anche in questo caso la ricerca dovrebbe partire dal registro di iscrizione al ruolo dei procedimenti, uno strumento fondamentale che elenca in ordine cronologico i procedimenti al momento del loro inizio. Quindi questo registro generale, cosa indica? Indica il numero di procedimento che poi identifica e diventa il numero di fascicolo processuale. Inoltre, in questo registro troviamo tutte le notizie relative agli imputati, all'imputazione fino alla sentenza. Questo strumento è particolarmente interessante perché ci aiuta a capire come è andata a finire. Cioè, per tutti i procedimenti noi troviamo le varie fasi del procedimento, dell'iter processuale fino al suo compimento. Quindi nel caso delle corti di assise straordinaria, quella di Milano in particolare, noi da questo, consultando questo strumento, possiamo già sapere con uno strumento solo, quindi con un solo registro, quali processi, ad esempio, furono rinviati ad altri tribunali e quindi i quali atti non abbiamo più qui a Milano. Per comodità, la Cancelleria del Tribunale ha anche prodotto una rubrica alfabetica degli imputati che serve proprio, diciamo, è un corredo, a questo strumento, a questo registro di iscrizione, perché aiuta in modo più semplice a risalire agli atti processuali che ci interessano. Devo anche dire che il registro e la rubrica, non si limitano alle persone processate nei confronti delle quali sono stati aperti dei procedimenti dalla Corte milanese, ma anche da quella lodigiana. Quindi in questo strumento, conservato appunto in questo archivio, troviamo anche l'iscrizione al ruolo dei procedimenti del Tribunale di Lodi e quindi gli imputati processati da quel tribunale. Una volta reperito, grazie a questo strumento, il numero di fascicolo, possiamo poi cercare all'interno del fondo e vedere se questo fascicolo è effettivamente presente. Come vi ha già preannunciato il direttore, questo è un tasto dolente in merito a questo fondo. In che senso? Allora, se da un lato siamo fortunati perché in questo caso abbiamo un tribunale, abbiamo un archivio completo, perché il tribunale non è stato oggetto di scarto. Quindi, mentre in altri casi in cui c'è presente troppa documentazione, i tribunali decidono di versare soltanto parte della documentazione, generalmente le sentenze e non tutti i fascicoli processuali,
questo caso abbiamo la fortuna di aver ricevuto il versamento di tutto l'archivio, comprese quindi non soltanto le sentenze, ma anche i fascicoli processuali. Qual è il problema? Che molti fascicoli, siamo nell'ordine di centinaia di fascicoli, mancano non perché siano stati scartati, ma perché sono stati rinviati agli altri tribunali e non soltanto ad altre corti di assise straordinarie, ma anche ad altri tribunali che hanno continuato i procedimenti. E quindi, quando in inventario trovate l'indicazione di fascicolo mancante, vuol dire che questi fascicoli vanno cercati altrove, perché sono usciti e non sono più ritornati indietro. Dopo il riordino, i fascicoli processuali sono oggi appunto condizionati in 79 buste e sono riordinati in base al numero di iscrizione al ruolo dei singoli procedimenti. I fascicoli sono, come sempre capita per i fascicoli dei tribunali, nominativi, quindi sono intestati ai singoli imputati e comprendono una serie di documenti raccolti dalla Corte per giudicare gli accusati di collaborazionismo. In particolare, all'interno di questi fascicoli troviamo un nucleo centrale di documenti formato da atti prodotti e utilizzati dalla Corte nei vari, ovviamente nelle varie fasi processuali per giudicare. Quindi dalle denunce che hanno avviato le indagini, ai vari certificati, alle relazioni, verbali dibattimentali, testimonianze, interrogatori, fino alle copie di sentenze. Però devo dire che accanto a questi documenti, che costituiscono sicuramente il nucleo centrale, ce ne sono tanti altri allegati, che sono serviti ai giudici per ricostruire, l'attività degli imputati e sono molti altri documenti appunto che hanno un interesse storico di grande rilievo. Perché? Perché si tratta intanto di documenti personali degli accusati. Si va dalla corrispondenza privata o sull'attività pubblica a documenti come, non so, tessere di riconoscimento, passaporti, manifesti, ma anche referti medici, radiografie, fogli matricolari, tutti i documenti appunto legati all'attività della persona, che appunto rivestono grande importanza per la ricostruzione storica. Accanto a questo ci sono poi tutta una serie di documenti o addirittura interi fascicoli prodotti da uffici e istituzioni fasciste, ad esempio questure, prefetture, varie forze di polizia, le varie brigate, ma anche uffici e tribunali tedeschi. E questo, riallacciandosi al discorso che ho fatto prima, è molto importante perché appunto molti documenti e addirittura archivi di questo periodo storico sono andati perduti. Inoltre, segnalo anche la presenza di documenti dell'altra parte, cioè delle varie brigate partigiane, comitati di liberazione nazionale, degli alleati e anche dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. Infine, sono presenti i fascicoli di altri tribunali, per esempio della Corte di Cassazione o anche di altre corti di assise straordinarie e altri tribunali, come ad esempio i tribunali militari, che trattarono gli stessi reati di collaborazionismo. Cosa dice, come vengono descritti i singoli fascicoli nell'inventario? Sono descritti in formato tabellare, come ho detto già prima, indicando appunto gli elementi fondamentali della descrizione, quindi la segnatura e poi i dati delle persone imputate, quindi nome e cognome, paternità, luogo, data di nascita. Nella versione dell'inventario che sarà pubblicata sul sito, il dato sulla paternità sarà oscurato appunto per rispettare la privacy delle persone. Inoltre, nell'inventario viene anche indicata l'eventuale mancanza del fascicolo per i motivi che ho già detto ed eventuale destinazione dello stesso se la conosciamo. E inoltre viene indicata anche l'eventuale presenza di fotografie. Si tratta di un fondo molto ricco di fotografie e anche per questo di grande interesse. Venendo alla serie di atti che compongono il processo Koch, allora si tratta di un processo iscritto nel registro generale dei procedimenti con il numero 150 del 46. Per questo motivo, come ho già detto, è stato ricondotto all'interno del fondo, mentre in origine era stato considerato un fondo a sé. All'interno di questo procedimento troviamo fascicoli processuali di vari tribunali che furono inviati e trasmessi alla Corte di Assise straordinaria di Milano. Per
per darvi un'idea, troviamo fascicoli della Corte d'Assise di Milano, del Tribunale Militare della Marina della Repubblica Sociale Italiana, del Tribunale Militare di Guerra e della Procura di Roma, di altre corti di assise straordinarie, come quella di Roma, di Firenze, di Varese. Gli atti processuali, appunto, del processo Koch sono riuniti in volumi e ci permettono di ricostruire le attività del reparto non soltanto a Milano, ma anche a Roma. In particolare sul periodo romano segnalo la presenza di fascicoli dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. E in questo caso sono presenti elenchi di persone fermate, interrogatori di Koch, la testimonianza, la famosa testimonianza al processo di Luchino Visconti e la sentenza del 4 giugno 1945. Sul periodo milanese abbiamo molti atti, per esempio sull'inchiesta della Questura di Milano, sull'irruzione a Villa Triste nel settembre del 1944, ma anche documenti personali di Koch, come la sua corrispondenza privata con Tamara Cerri, con altri, e anche qui, in questo caso, moltissime fotografie. Ci sono anche tanti memoriali, tra i quali quello dell'attore Osvaldo Valenti, che probabilmente molti di voi conoscono. E molti documenti anche te che testimoniano i rapporti con le altre polizie che appunto erano presenti in città. Allora, devo dire che la descrizione in questo caso è un po' diversa, la descrizione degli atti del processo Koch, del procedimento Koch, è un po' diversa rispetto al resto dell'inventario perché è una descrizione che fu redatta dalla collega Fiammetta Uccello nel 2001, sulla quale ho deciso di non intervenire dal punto di vista del contenuto, ma soltanto dal punto di vista formale. Quindi diciamo che questa descrizione elaborata da Fiammetta Uccello è un pochettino più dettagliata rispetto alle restanti parti del fondo. La fase finale dei procedimenti è testimonianza dalle sentenze e all'interno del fondo abbiamo la serie completa delle sentenze appunto pronunciate dalla Corte di Assise straordinaria di Milano tra il 23 maggio 1945 e il 29 dicembre 1947. Sono naturalmente sentenze nominative, numerate progressivamente per anno e rilegate in 11 volumi, in ordine cronologico, non sempre rigorosamente rispettato. L'ultimo volume, l'undicesimo volume delle sentenze, raccoglie le sentenze pronunciate nei confronti dei componenti delle bande Finizio e Koch e della Legione Autonoma Ettore Muti. Nell'inventario le sentenze sono descritte con gli elementi appunto sempre fondamentali della descrizione, quindi il numero di sentenza, la data, le generalità dell'imputato e eventuale presenza di fascicolo processuale. L'ultima serie che compone il fondo è quella versata ultima rispetto in ordine di tempo, e cioè la serie dei fascicoli di esecuzione delle sentenze. Si tratta di fascicoli conservati in 8 buste. E di fascicoli ordinati in base al numero progressivo del registro delle esecuzioni, che però non è stato reperito. Come ho già detto, si tratta di una novità perché è la prima volta che questi fascicoli sono posti in consultazione. Dal punto di vista della descrizione inventariale, sono descritti come gli altri fascicoli processuali, con gli stessi criteri ed elementi descrittivi. L'inventario è poi alla fine completato dall'indice alfabetico degli imputati e da questo indice apprendiamo che la Corte milanese che la Corte, scusate, milanese si è occupata di circa 1.600 persone accusate appunto di collaborazionismo. Ora, per dare un'idea generale del contenuto del fondo, anche per sottolinearne l'importanza, basta considerare che il Tribunale ha giudicato fatti e persone intanto di ambito non soltanto milanese, proprio in virtù dell'importanza di Milano all'interno della Repubblica Sociale Italiana, ma ha giudicato quindi non soltanto autorità cittadine, come potevano essere i capi della provincia o i questori, ma anche ministri della Repubblica Sociale Italiana. All'interno del fondo conserviamo, per esempio, il riferimento agli atti processuali di Buffarini Guidi, che era il ministro dell'Interno della Repubblica Sociale Italiana. Gli atti processuali nei confronti del capitano dell'aeronautica Giovanni Folchi. Tra l'altro, Guidi e Folchi furono tra i pochi condannati a morte ed effettivamente fucilati. Abbiamo però procedimenti anche nei confronti di altri ministri, ad esempio il ministro delle Finanze Pellegrini, il
il ministro dell'Economia Nazionale Tarchi, il ministro dei Lavori Pubblici Cobolli Gigli. Abbiamo processi nei confronti dei capi militari, come ad esempio Filippo Diamanti, e poi processi nei confronti delle autorità cittadine. Per quanto riguarda i capi della provincia, ad esempio Parini fu processato in particolare per i fatti di Piazzale Loreto, quindi per la strage di Piazzale Loreto, ma dalle carte processuali emerge che le testimonianze a suo favore convinsero i giudici che Parini in realtà aiutò concretamente gli ebrei, gli antifascisti, ed impedì una rappresaglia nei confronti degli scioperanti del 44. Quindi, per questo motivo la condanna fu mitigata a 8 anni di reclusione. Il processo fu poi però rinviato alla Corte di Assise Straordinaria di Varese, dove attualmente dovrebbero trovarsi. Per quanto riguarda i questori, furono processati Bettini, in carica al momento della strage di Piazzale Loreto, e in realtà scagionato completamente proprio per le testimonianze a suo favore, che appunto lo scagionarono. Per quanto riguarda l'altro questore processato, cioè Camillo Santamaria Nicolini, che tra l'altro nel 1944 aveva subito un attentato, fu processato perché aveva presieduto il tribunale militare che aveva condannato a morte degli antifascisti in seguito all'uccisione del commissario federale Aldo Resega. Nicolini fu condannato a morte, ma la Corte di Cassazione annullò la sentenza e rinviò il giudizio prima all'assise di Firenze e poi a quella di Roma. Quindi anche in questo caso gli atti processuali dovrebbero trovarsi in altre città. Ovviamente i giudici si interessarono anche dei capi delle diverse polizie, brigate, bande che avevano imperversato durante la Repubblica Sociale Italiana. Nei confronti del capo dell'ufficio politico Bossi ci fu una condanna alla pena capitale, ma la sentenza fu prima commutata nell'ergastolo, poi in 30 anni di reclusione, di cui 11 condonati, e così via fino al 1959, quando la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha dichiarato estinto il reato. Nel 1960 Bossi fu poi riabilitato. Per quanto riguarda i componenti delle altre bande, della banda Finizio e della banda Koch, a parte qualche condanna più severa, quasi tutti furono liberati nel giro di pochi anni. Negli anni 50 erano praticamente tutti liberi. Nei confronti della Legione Autonoma Ettore Muti fu aperto un processo del quale però conserviamo soltanto la sentenza del 47, perché il fascicolo processuale è stato rinviato all'Assise Straordinaria di Brescia e poi a Firenze. Anche in questo caso 4 mutini furono condannati a morte, ma la pena fu poi ridotta e tutti gli altri componenti tornarono in libertà nel giro di pochi anni. La Corte milanese giudicò anche per i reati legati alla propaganda alcuni giornalisti, tra i quali Vito Mussolini, ma anche il direttore e una cinquantina di giornalisti del Corriere della Sera. Inoltre processò anche redattori, giornalisti e annunciatori di Radio Tevere. Tutti questi furono, anzi, diciamo la maggior parte di questi, fu in realtà non fu neanche processata perché i processi furono archiviati. Quindi diciamo che per riassumere, si può dire che non mancano procedimenti a carico delle personalità più in vista della Repubblica Sociale Italiana, ma sicuramente la maggior parte dei processi riguarda persone comuni, civili e militari, che furono appunto accusate alla fine della guerra di collaborazionismo. Come abbiamo appunto già più volte ricordato, nonostante le severe condanne, la maggior parte degli imputati tornò libera nel giro di poco. Quanto ai capi delle SS del Regina, inizialmente non furono processati per mancanza di prove, perché prima di lasciare Milano le SS distrussero i documenti compromettenti. Soltanto molti, molti anni dopo, grazie al ritrovamento appunto dei fascicoli nell'armadio della Dergogna, si è potuto processare in particolare il capitano Sevecche, che per i fatti di Piazzale Loreto e per altre rappresaglie di cui è stato accusato, è stato condannato all'ergastolo nel 1999, ma di questa condanna non ha scontato neanche un giorno, perché appunto la Germania non ha concesso l'estradizione. Bene, detto questo, a proposito del fondo e dell'inventario, voglio ora passare la parola al nostro prossimo ospite, Alfonso Airaghi, che
che ci parlerà in particolare delle sentenze, che sono una serie del fondo, e delle notizie sulle polizie speciali che emergono dalla documentazione che compone appunto il fondo. Prima di passare però la parola ad Airaghi, voglio intanto ringraziarlo perché nel corso della sua attività di ricerca ha elaborato una schedatura delle sentenze, che di fatto è la prima schedatura analitica di una parte del fondo, quindi ha preceduto di fatto le nostre poi schedature e l'inventarizzazione dei fascicoli processuali. E cosa più importante, lo devo ringraziare perché ha deciso di mettere a disposizione dell'Archivio di Stato di Milano e quindi di tutti la sua banca dati, cioè quindi la schedatura di queste sentenze. Questo proposito voglio aprire anche una parentesi, proprio per riflettere sul rapporto tra la collaborazione tra noi e i nostri utenti. Ora, si potrebbe pensare che è semplice utilizzare le schedature e gli appunti dei nostri studiosi, che i nostri studiosi prendono durante la loro attività di ricerca. In realtà non è così semplice, perché l'approccio degli studiosi, naturalmente, giustamente, non è di tipo archivistico. Generalmente le schedature degli utenti sono parziali, nel senso che si interessano soltanto di alcuni aspetti, di alcuni personaggi, di alcune vicende. Naturalmente, perché ognuno poi, ogni studioso ha una sua pista di ricerca da seguire. Quindi raramente abbiamo a disposizione degli strumenti che presentano le caratteristiche che devono avere gli strumenti di ricerca dal punto di vista archivistico. Ecco, invece questo è uno dei rari casi in cui sono presenti due fattori importanti. Il primo, di essere una descrizione, una schedatura completa, perché Airaghi ha schedato tutte le sentenze una per una, e questo è un aspetto fondamentale. Quindi il lavoro è completo. Secondo aspetto anche importante è che la schedatura è stata fatta in modo abbastanza uniforme, quindi con criteri abbastanza uniformi. Quindi il mio intervento in questo caso per recepire la sua schedatura nell'inventario semplicemente è stato un intervento per dare uniformità, diciamo, all'inventario, alla sua schedatura, per integrarla con il resto dell'inventario. Però appunto voglio ringraziarlo molto per questo, perché ha comunque consegnato della documentazione molto, molto interessante. Chiudo quindi questa parentesi e lascio la parola ad Airaghi, che ci racconterà quindi la sua esperienza e si soffermerà, come ho detto, sui documenti relativi alle varie polizie speciali della Repubblica Sociale Italiana. Acceso. Sì, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare la dottoressa Santoro non solo per le belle parole che mi ha riservato, ma soprattutto per avermi invitato a questo seminario, insomma, aver invitato uno che io mi sono sempre definito un manovale della ricerca, quindi non sono uno specialista o un dottore di alcunché, come dire, categoria. E quindi nel mio intervento mi limiterò unicamente a raccontare, semplicemente a raccontare la mia esperienza di ricerca sull'argomento. Sarà un intervento breve, sicuramente più breve di quelli che mi hanno preceduto, e quindi questo andrà a beneficio, credo, di tutti quanti. Quindi grazie, comincio con ringraziare anche la dottoressa Fiammetta Uccello, che grazie a lei, successivamente alla dottoressa Carmela Santoro, perché mi hanno aiutato moltissimo in una ricerca che io avevo cominciato moltissimi anni fa con la dottoressa Fiammetta a Uccello sulla Legione Muti di Milano e sulle vicende relative al periodo 43-45 riguardanti Ro. Io sono di Ro e quindi il mio interesse era rispetto a quanto era successo nella mia città in quel periodo. Per questo motivo, aiutato dalla dottoressa Uccello, ho scandagliato il fondo gabinetto di prefettura secondo versamento e poi successivamente il fondo relativo alle CAS. Come è stato ricordato poc'anzi, io in maniera molto, come dire, ripeto, scusatemi manovale, ma insomma tanto è, compilai un database, sostanzialmente un foglio Excel, di 1319 imputati, che poi appunto offrì, donai come contributo all'Archivio di Stato di Milano.
questa schedatura, questo database, questo elenco aveva, perché io chiaramente ce l'ho ancora, queste caratteristiche: il numero della sentenza, l'anno, la data, il numero del fascicolo processuale e probabilmente questo elemento è ciò che è stato, come dire, tolto, è stato, il mio lavoro è stato depurato da questo fatto, perché io ho inserito anche, io l'ho chiamata categoria degli imputati, ricavata dall'imputazione di reato. Ora cercherò di spiegare che cosa ho inteso io come categoria degli imputati. Appunto, da questo lavoro di catalogazione si evincono dei dati statistici, secondo me molto importanti, e che accenno brevemente. Il 21% degli imputati risultava appartenere a vario titolo e con diversi gradi anche alla Brigata Nera Aldoresica, che come sappiamo era la Brigata Nera che operava nella città di Milano, ma anche nella provincia di Milano. Il 18,73% degli imputati erano appunto accusati, come veniva anche ricordato precedentemente, di delazione e di collaborazione con le diverse componenti delle polizie, insomma, della Repubblica Sociale Italiana, ma anche collaboratori anche delle diretti delle SS tedesche. L'11,68% apparteneva anche qui a vario titolo e a vario grado, con vario grado alla GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana, e poi a seguire, insomma, c'erano appartenenti alla Legione Muti, alla Polizia Pietro Caruso, poc'anzi citata, Centro di Informazione Politico di Mario Finizio, eccetera, eccetera. Beh, in genere l'importanza e la precisione riportata nei processi, io credo, almeno a me è servita così, permette una ricostruzione tutto sommato fedele di quanto è accaduto nel periodo che va dal 43 al 45. Soprattutto se poi si confrontano queste notizie, questi dati, con le fonti partigiane che sono conservate a Sesto San Giovanni, all'archivio della Fondazione ISEC e all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano, di Viale Sarca. Ma mi permetto di usare il titolo dell'intervento che farà il dottor Francesco Cattaneo, come dire, lo studio di questi processi permette di andare anche alla ricerca di storie perdute di quel periodo, che è la cosa che mi ha, come dire, affascinato di più in qualche modo. La completezza dei dati, come dicevo, mi ha permesso di completare la mia ricerca sulla Brigata Nera che operava appunto a Rho e che, ricordo, insomma, fu responsabile della fucilazione di 6 partigiani locali, e per seguire un po', proseguire un po' alcune indicazioni date dalla dottoressa Santoro, il capo di questa, il comandante di questa Brigata Nera rodense, tale Rodolfo Giovanola, venne inizialmente condannato a morte e poi, in seguito a tutte le varie amnistie, condoni e quant'altro, praticamente uscì dopo nemmeno 10 anni di carcere, uscì nel 1953. Dalla consultazione sommaria che ho fatto delle sentenze delle CAS, che mi ha permesso poi di poter compilare quel database, quell'elenco, rimasi stupito del fatto che Milano, di quante polizie speciali, di quante squadre speciali di polizia, di quante bande operavano a Milano durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana. Come dire, io conoscevo chiaramente le più grandi, le più famose polizie speciali, bande, è stata ricordata la Banda Koch, la Legione Muti, Lupi di Bossi, ma veramente rimasi stupito di quante appunto squadre che a vario titolo operavano nell'ambito della polizia in quel periodo. Quindi indirizzai le mie ricerche in quel senso, però io ero, come dire, interessato non solo alle sentenze, ma ero interessato a visionare, a poter studiare i fascicoli processuali.
Per cui nel marzo del 2009 feci richiesta al prefetto di Milano di poter consultare i fascicoli che mi interessavano e ottenuta l'approvazione poi successiva dell'archivio di Stato di Milano, cominciai a consultare le carte processuali, escludendo, come dicevo poc'anzi, le due più importanti polizie speciali, vale a dire polizie speciali, due più grandi, come dire, raggruppamenti, diciamo così, che operavano in quel periodo a Milano, vale a dire la Legione Muti, che era sicuramente anche numericamente la più importante, e poi l'ufficio con il suo ufficio politico, comandato appunto da Bossi, e poi la Banda Koch. Perché? Anche perché su queste due grosse realtà, bene o male, qualcosa era già stato scritto. Per quanto riguarda la Legione Muti, soprattutto perché i fascicoli processuali sono tuttora depositati all'Archivio di Stato di Firenze, ma su questo ritornerò alla fine molto velocemente nel mio intervento. Quindi, dicevo, concentrai il mio lavoro sulle formazioni minori, sconosciute ai più. Qualcuna è stata citata nel primo intervento. La mia ricerca tratta di 17 squadre, polizie speciali, bande, che voglio elencare brevemente perché appunto molte di queste sono sconosciute e i cui atti io ho consultato e fotografato. Quindi io sono in possesso di questo materiale digitalizzato che sono pronto anche ad offrire chiaramente all'Archivio di Stato di Milano per poterlo mettere a disposizione qualora lo ritenga opportuno. Dunque, il nome di queste bande si va dalla banda Collotti alla banda dell'Egiziano alias Dottor Giovanni, alla banda Pastori, che era una, come dire, si fregiava di essere un poliziotto facente parte di una polizia economica, che sostanzialmente, anziché, come dire, controllare il mercato nero, controllava anche quello, poi aveva una percentuale sul ricavato, sul materiale, come dire, sequestrato. In realtà poi, dalle carte si evince come molto spesso, nel migliore dei casi, si impossessavano, per esempio, di appartamenti sequestrati a persone di religione ebraica. Alla banda Piolti, alla squadra di controspionaggio d'Alessandro, alla banda Isopi, che fu una banda, io non la conoscevo, ma leggendo gli atti processuali fu una banda molto, molto importante che operò appunto in Milano. Un'altra polizia economica, la polizia economica Palfi, Palfi è il nome di chi la comandava, la più famosa polizia. Pietro Caruso, alla squadra azzurra dell'aviazione repubblichina, poi a una fantomatica squadra del terrore, che era una piccola squadra comandata da un personaggio molto particolare che operava all'interno di una fabbrica di Milano, quindi aveva un compito, ha avuto il compito soprattutto di denunciare gli operai appunto che parteciparono agli scioperi di quegli anni. Poi la squadra del tenente Aruano. Aruano era un tenente che proveniva da Torino, che operò in Milano nei pressi di Piazzale De Angeli, per capire, aveva la sua sede, operò diversi arresti. E venne passato per le armi dal Tribunale Militare alla fine della guerra. E poi chiaramente anche Lupi di Fernando Bossi della GNR con i suoi accoliti, sono stati ricordati appunto nel primo intervento Dante Colombo e l'altro che non mi ricordo, insomma, aveva due fedeli, insomma, che poi andarono a finire nella squadra a rendere i loro servigi in una squadra tedesca di Monza, dell'SS di Monza. Ecco, inoltre, oltre a tutte queste polizie appunto conosciute e non conosciute, io ho all'interno del corpo
corposo fascicolo relativo alla banda Koch, ho estrapolato gli atti relativi a un personaggio controverso e sotto certi aspetti anche interessante, il cui nome era Giuseppe Bernasconi, che era a capo di una squadra speciale che rispondeva direttamente al ministro degli interni Bufarini Guidi e al comando dell'SS di Verona, le cui gesta erano già note a Firenze. Bernasconi era nativo di Firenze e a Roma ebbe una parte importante non solo negli arresti in seguito all'attentato di Via Rasella, ma ebbe una parte importante anche nell'invasione, diciamo così, nell'occupazione della Basilica di San Paolo, insieme alla banda Koch e ad altri personaggi romani di quel periodo. Venne a Milano addirittura venne segnalato dal prefetto a Benito Mussolini in una lettera come elemento pericoloso e assolutamente da allontanare. Sta di fatto che lui lasciò Milano e andò a Torino, continuò la sua opera in quel di Torino e poi alla fine insomma venne catturato e venne processato. Fu processato in due occasioni, cioè o meglio in due processi. Uno, quello appunto relativo alla banda Koch, e un altro, processo celebrato a Lucca, relativo alla banda Carità e ad alcuni fatti appunto che erano successi a Firenze. Io sono venuto in possesso delle fotocopie, di parte di questa documentazione, grazie al dottor Riccardo Caporale, che ha scritto un bellissimo libro sulla banda Carità e che, come dire, mi ha inviato questa documentazione. Ecco, io credo che su questo personaggio varrebbe la pena in qualche modo scrivere qualcosa, occuparsi, perché è un po' il prototipo del capo delle squadre speciali di quel periodo, tra l'altro con un passato non edificante nemmeno per i fascisti, perché venne c'ha una fedina penale molto lunga precedente al 1943 e quindi venne accusato di vari reati, di malversazioni, di furti, di minacce, oltre a essere dedito chiaramente, dico chiaramente perché purtroppo in quel periodo molti di questi personaggi, ne citerò un altro dopo, erano dediti all'uso di stupefacenti, in particolar modo di cocaina, e per questo venne rinchiuso in un istituto psichiatrico, insomma. A queste mie ricerche si aggiungono poi i fascicoli di due personaggi che sono stati ricordati, personaggi chiave di quel periodo, quali l'ex prefetto di Milano Mario Bassi e poi, come dicevo anche prima, l'ex comandante del Lupi Ferdinando Bossi, il cui operato tra l'altro fu stigmatizzato e denunciato anche dal cardinale Schuster. Ecco, su Bossi ci sono state molte ricerche, ci sono scritte anche diverse cose, in particolar modo dal mio grande amico professor Luigi Borgomaneri nel suo libro Hitler a Milano. A me quello che ha colpito di questo personaggio è, come dire, l'essersi adoperato affinché come dire, per impedire la liberazione di Milano, ma non solo, ma anche dopo. Mise in piedi una squadra che operava in Corso Venezia a Milano, che aveva sotto di sé alcune persone e dovevano in qualche modo pensare a una guerriglia in caso appunto di liberazione della città. Un personaggio anche questo molto, molto importante di quel periodo, sul quale appunto sarebbe molto interessante fare chiarezza. Inoltre, grazie poi alla collaborazione dell'allora direttore dell'Archivio di Stato di Como, riuscì a consultare e a fotografare gli atti relativi a una polizia speciale che è stata ricordata, molto importante, che è la banda Finizio. E parimenti a quanto feci appunto riguardo a Giuseppe Bernasconi, estrapolai dagli atti riguardanti
Conte, Gastone e Lardarel, che sono appunto conservati nel fascicolo finizio. Gastone Lardarel, anche egli un personaggio assai controverso, che passò dal centro informazioni del gruppo partigiano Montezemolo, quindi partigiano della prima ora, diremmo, si potrebbe dire, alla collaborazione poi con il comando delle SS di Verona, per poi, come dire, nel tentativo di, come dire, di riabilitarsi o di crearsi, di ripulirsi un attimino la fedina penale fascista in vista della liberazione, ebbe una parte abbastanza importante nella cattura dei due attori che ha ricordato prima l'attore, che ha ricordato prima la dottoressa Santoro, vale a dire Osvaldo Valenti e la sua compagna Luisa Ferida. Io sono arrivato al termine, voglio fare un'ultima considerazione. Credo che sia importante riuscire ad ottenere copia digitalizzata dei numerosi fascicoli riguardanti la Legione Muti, che sono conservati all'Archivio di Stato di Firenze, che io ebbi modo di consultare parte di questi volumi nel marzo del 2005, grazie all'interessamento della dottoressa Aucello e alla gentilezza dell'allora direttore dell'Archivio di Stato, il dottor Binchi. Sarebbe molto importante, data l'importanza, scusate il bisticcio di parole, che rivestì la Legione Muti tra il 43 e il 45 a Milano. Come credo sarebbe anche opportuno, come dire, adoperarsi affinché si possano avere le copie digitalizzate anche dei fascicoli della Banda Finizio, che sono conservati, come dicevo prima, nell'archivio di Stato di Duomo. Chiudo dicendo che se si riuscisse ancora di più a fare rete tra, per usare un termine che è di moda oggi, tra i vari archivi di Stato, io penso che il lavoro di ricerca non solo è facilitato, ma possa chiaramente trarne un grande beneficio. Vi ringrazio per la vostra pazienza. Buonasera a tutti. Io farò un discorso non tecnico-archivistico, ma di un uso ampio delle fonti di cui si è parlato fin qui, soprattutto quelle che ha ben delineato la dottoressa Santoro, in un'ottica particolare. Questo intervento, però, preciso, vive in simbiosi col lavoro che ha sviluppato in questi anni Eugenio Eugeni, che è un ricercatore non storico professionale, ma che del ricercatore ha tutte le caratteristiche fondamentali, cioè la curiosità, la fantasia nell'ipotizzare legami e collegamenti e la tenacia. Lavoriamo insieme, ma il merito è soprattutto suo. Abbiamo realizzato alcune ricerche che hanno una base prevalentemente nelle carte dei processi delle corti d'assise speciali. C'era una sezione a Lodi che ha celebrato un po' molti processi, diversi processi che sono la base delle ricerche non eccessive di numero che però nel territorio si sono fatte fin qui e soprattutto per merito del professor Ercole Ongaro, ma anche da parte di altri, e che si sono sviluppate soprattutto negli ultimi tempi. Qui siamo nell'ordinario, forse da incentivare per le osservazioni che erano state fatte in precedenza su alcuni personaggi, su alcune situazioni, ma sostanzialmente questa è la linea che già si è sviluppata. Noi però abbiamo cercato, Eugenio e io, di sviluppare un altro aspetto di questi lavori, di questa attenzione verso queste fonti e dell'uso che se ne può fare. Siamo partiti, lo dico senza nessun sussiego teorico, dall'idea che occorre democratizzare
la ricerca storica, parola strana, che però mutuo da un'altra esperienza fatta un po' di anni fa, per diversi anni, che è stata quella del progetto I documenti raccontano, che partiva dal recupero di vicende documentate dai vari archivi, alcune anche dall'Archivio di Stato di Milano, e cercava di coinvolgere attraverso l'analisi di questi documenti dei corsisti, per tradurre queste vicende documentarie in narrazione. Ora, questo evidentemente adesso siamo in un terreno che è affiancabile ma non identico a quello precedente, però anche qui l'ispirazione è più cittadini manifestano il desiderio e volontà di conoscere la storia a fondo, magari per singoli episodi, perché li hanno colpiti o perché hanno dei riferimenti con la loro vita, più cittadini si interessano a questo, più la democrazia ne gode, perché appunto c'è uno slogan molto fortunato e forse un po' ambiguo, adesso questo è un altro problema, la storia siamo noi, cioè impossessarsi della conoscenza storica a seconda naturalmente dei livelli, delle capacità, della strumentazione, tutte le limitazioni e le caratteristiche che vogliamo dare, però muoversi su questa strada significa ampliare la democrazia nel nostro paese, contribuire alla democrazia nel nostro paese. Naturalmente ci sono problemi metodologici, ci vuole una notevole attenzione e non, di non banalizzazione, di approfondimento, cioè insomma si tratta di mettere in piedi un percorso che può coinvolgere molte persone, purché sia un percorso reso accessibile. Questo abbiamo cercato di fare io, Eugenio e io, inventando, oppure proponendo, inventare una parola grossa, però proponendo un laboratorio sperimentale di ricerca storica intitolato Alla ricerca delle storie perdute. Noi abbiamo messo a disposizione la strumentazione che abbiamo, non siamo storici professionali, ma grazie al lavoro che fa Eugenio in Archivio di Stato Milano, cioè alle ricerche che fa, non lavora all'archivio, ma è un pensionato come me, ma le ricerche che fa l'Archivio Storico di Stato di Milano, con il supporto assolutamente determinante della dottoressa Santoro, questo laboratorio si è avviato con una buona partecipazione, esattamente però proprio sui binari su cui intendevamo indirizzarlo noi. Una cosa abbastanza interessante è chi sono i corsisti. Noi abbiamo lanciato la proposta rivolgendoci prevalentemente al mondo della scuola, alle docenti, ai docenti, ma in realtà sono quasi tutte donne, e, perché abbiamo una lunga esperienza alle spalle, all'archivio civico di Lodi, abbiamo fatto anni e anni di lavoro, con le scuole, come quasi tutti gli archivi, insomma, e quindi pensavamo a quell'utenza privilegiata. Però abbiamo avuto anche delle sorprese. Noi due, che abbiamo proposto l'idea e l'eventualità di realizzarla, siamo tutti e due iscritti all'ANPI. Ora, l'ANPI ha un'età media molto appetibile per il Covid nei suoi iscritti, però in questo caso questi iscritti erano anche capaci di fare un collegamento tra quelle vicende di tanti anni fa e l'oggi, fare una sorta di passaggio di memoria, ma non c'erano solo loro. Il corso è aperto a tutti, a tutti, l'unico requisito è la curiosità, insomma. Questa, diciamo, è la cornice, ma qua dentro allora cosa c'entrano e come utilizziamo i processi delle corti d'assise? Beh, intanto diciamo che questi processi sono molto dispari nella personalità degli imputati e delle vicende, nella dimensione delle vicende trattate. Noi privilegiamo, hanno annotato tutti in comune, cioè eventi durissimi, ancora vivi e sanguinosi.
Noi però privilegiamo le storie non grandi, prima perché non abbiamo sul territorio delle storie materiali, ne abbiamo una di cui poi parlerò. Questo è un motivo. Il secondo motivo è che ci sono molte storie tremende anche di singole persone, di partigiani, di civili, eccetera, che non hanno avuto un risalto molto, molto grosso, molto forte, perché erano sempre state considerate quasi incidenti, come che li chiamano, effetti secondari della guerra. Non dico di bombardamenti, dico di assassini individuali perpetrati dai fascisti o dai tedeschi e via via, che però poi vedremo sono arrivati alle corti, sono arrivati a processo dopo la guerra, anzi sì, subito dopo, e quindi hanno un rilievo e hanno lasciato una traccia percorribile. Perché piccoli? Perché sia per una sorta di risarcimento, diciamo così, ma questo è un problema relativo, ma soprattutto perché questi fatti che sono stati appunto un po' trascurati nella ricerca, hanno in realtà un corredo ambientale, sociale e morale ben definito e localizzabile. In ognuno, cioè, una storia presuppone un luogo in cui è avvenuto, ma questo luogo oggi ovviamente ha subito delle trasformazioni straordinarie, ma ha lasciato delle tracce nella memoria, soprattutto degli anziani, ma non solo. Allora, per esemplificare, una storia grossa su cui si è lavorato, non noi, ma ancora Ungaro ha lavorato, ma in realtà anche il paese stesso ha lavorato, è una vicenda che risale al 1° di aprile del 1945, giorno di Pasqua, giorno in cui un giovane partigiano, Silvano Campagnoli, torna a casa, varca il Po, un giovane partigiano che da Casellelandi era passato sulla sponda piacentina del Po e si era arruolato in una brigata partigiana. Quel giorno di Pasqua ha l'idea, che poi si rivelò infelice, di tornare a casa e di pranzare con la sua famiglia. La sua famiglia abitava in una cascina, il padre era un bracciante, sì, un bracciante, di una cascina che si chiama Cascina da Punte Alte, vicinissima all'argine sul Po, solo che tornando Silvano si fa scoprire da un fascista del luogo che dà l'allarme. La cascina viene circondata, il ragazzo, perché non aveva ancora 20 anni, cerca di sganciarsi dalla cascina per sottrarre la famiglia a delle conseguenze sgradevoli. In realtà lui viene ucciso nel fienile della cascina e tutta la sua famiglia sterminata. Il padre, la madre incinta di un altro figlio, un giovane fratello, 15enne, 16enne. In più, i fascisti ammazzano anche il fittabile che era tornato in cascina per vedere di mettere in salvo i suoi animali di stalla. Ecco, una vicenda terribile e forse la più grave avvenuta nell'Odigiano durante il periodo fascista, nel senso che, a parte questo ragazzo partigiano, i fascisti operano una strage di grosse dimensioni che ha colpito moltissimo in un paese come Casellelandi che aveva non più di 1200-1500 abitanti. Questa storia, a differenza di un'altra di cui parlerò, è invece rimasta vivissima nella memoria del paese. Anzi, ha tenuto il paese diviso in due gruppi, le vittime del partigiano e la sua famiglia da una parte e i figli del fittabile dall'altra, che accusavano il giovane partigiano Silvano Campagnoli di essere stato la causa della morte del loro padre, si chiamava Losi, la famiglia Losi. Una storia che ha tenuto proprio il paese
assolutamente divisa in due. Il lavoro di recupero fatto all'Archivio di Stato dei materiali processuali, sempre recupero fatto da Eugenio Eugeni, e poi la ricostruzione storica operata da Ercole Ongaro, allargando l'ottica a tutto il paese, al ruolo del parroco, al ruolo delle forze politiche che loro erano operanti, eccetera, ha comunque permesso di reinquadrare la vicenda in una dimensione di maggior respiro e quindi con una possibilità di valutazione più equilibrata. Non ha risolto il problema dello scontro tra le due famiglie, ma gli schieramenti nel paese si sono un po' sciolti, perché si è arrivati a una verità documentale. Tra l'altro, il capo di questo gruppo di fascisti che arrivavano da Codogno, da Maleo e da Castelnuovo Mocadad, era un tale Midali, che poi fu processato e condannato a morte. In realtà poi in appello la condanna fu tramutata in 15 anni di detenzione, e alla fine, dopo pochi anni, Midali è uscito dal carcere e addirittura ha avuto la faccia tosta di qualche tempo dopo di cercare di essere arruolato nella polizia. Ecco, però questo, dicevo, è una storia di grosse dimensioni, una storia importante che può avere un interesse generale molto, molto grande. Però ci sono appunto anche queste storie minori, ne racconto una ad esempio, perché queste storie minori sono il fulcro su cui noi lavoriamo per coinvolgere i nostri corsisti, ma nello stesso tempo per sviluppare anche ricerche sul territorio, nei posti dove sono successe le cose, da legare ai riscontri documentari. La storia più interessante su cui abbiamo lavorato finora, il corso è stato appena impostato, è questa. Il 23 di ottobre del 1944, un giovane, come si dice, che rifiutava il reclutamento, quindi si nascondeva in paese come avevano fatto molti, specialmente in campagna. Questo era una questione, era un comportamento che molti renitenti alla leva assumevano, cioè vivevano in cascine oppure vicino, in case di paese vicino ai campi, avevano delle vie di fuga, si nascondevano nei campi, quindi stavano in paese anche sapendo che, anche se sapevano che potevano essere fermati, arrestati, portati, addirittura deportati. Di questo non avevano però una grandissima conoscenza e coscienza. Ecco, questo ragazzo, che si chiamava Pietro Beltrami, usa questa pratica. Altri giovani poi riescono addirittura a farsi, a legarsi alla organizzazione TOT, cioè si impiegano presso l'organizzazione TOT, e questo gli dava la garanzia di non essere arrestati e deportati. Lui invece rimane in famiglia, abitava in una cascina vicino a Corno Giovine, anzi praticamente quasi in paese, e si sentiva sicuro, quasi protetto dagli altri contadini, dagli altri braccianti. Lavorava un po' con loro, lavorava con suo padre. Solo che questo 23 di ottobre del 44, una squadra della Guardia Nazionale Repubblicana di sei o sette elementi, lo sorprende in un campo vicino alla cascina, dove lui stava lavorando con altri 4-5 contadini. Lui cerca di scappare e questi lo fucilano, cioè lo ammazzano mentre sta cercando di correre verso una roggia per andare a finire in un piccolo bosco. Lo fucilano. L'avvenimento, che allora era abbastanza, cioè non era proprio straordinario, ma insomma il paese ha una grande eco, perché lui, il ragazzo, era molto legato a quelli della sua età, era un ragazzo d'oratorio, era un ragazzo che viveva molto nel paese, e quindi quando lui viene ucciso c'è una reazione che non si estrinseca in manifestazione, però il comune aveva dato ordine di non, aveva chiesto, detto al parroco, e poi aveva dato ordine di non dare troppo rilievo al funerale,
e la popolazione disubbidisce, si fa un funerale partecipatissimo, questo per dire come la vicenda toccava fortemente la comunità. Poi la storia, nella memoria collettiva, poco alla volta si offusca, si perde, tranne per una definizione molto particolare. Ucciso il ragazzo, la squadra di fascisti si ritira a Maero. E in un'osteria brindano dicendo ai presenti: abbiamo ucciso una lepre. Questa battuta rimane nel ricordo di diversi al paese. Anche oggi, se qualcuno parla di quella vicenda, dirà la Lepore, cioè Pietro Beltrami detto la Lepore, per questo motivo. Però, insomma, sostanzialmente. La storia si incapsula in un angolo della memoria da cui possono trarla solo gli anziani, sempre meno ovviamente. Solo uno manterrà sempre vivissimo questo ricordo. Era un ragazzo che era molto amico di Beltrami, quel giorno non era lì presente perché lui lavorava già con la Toz, e però dal dopoguerra in avanti, ogni anno, il 23 di ottobre, si presentava sul campo con una bandiera e faceva ricordo di questo suo amico. Questa mini celebrazione l'ha prolungata fino ad oggi, perché è ancora vivo questo signore, c'è 90 e passa anni. Però appunto su tutta la vicenda era scesa oltre di dimenticanza o comunque di indifferenza. In occasione dell'ennesimo anniversario l'amministrazione decide di rivisitare la vicenda e chiede a noi dell'ANPI, espressamente a me e a Eugenio Eugeni, di vedere se si può ricostruire. Noi non abbiamo pensato di lavorare sull'archivio di Stato di Milano perché, oppure forse Eugenio ha fatto una sortita, ma non era ancora disponibile il materiale, e ci siamo affidati soprattutto alla memoria, ai ricordi e al poco che è stato scritto. Il poco che è stato scritto era piuttosto confuso. I familiari non ci sono più, gli amici, qualcuno diceva: ma sì, sappiamo che è stato individuato il responsabile, poi è stato fucilato, e non era vero naturalmente. Per cui noi ci siamo limitati a ricostruire la vicenda dal punto di vista evidenziale, basta, dicendo che non si sa come era finito. Poi Eugeni all'Archivio di Stato, con l'aiuto della dottoressa Santoro, è riuscito a mettere le mani invece sul processo intentato contro gli assassini, e allora la storia si è riaperta completamente. Si è riaperta da un certo punto di vista, oltre quello che, sì, da un certo punto di vista, si è riaperta con un'attenzione molto forte e è una forte partecipazione, perché adesso questa è stata occasione di una scrittura di un fascicoletto e di una discussione in mezzo agli abitanti del paese, in attesa che peraltro il Covid ci permetta di fare poi una vera e propria presentazione del nostro lavoro, assemblea pubblica. Però già questa vicenda ha riacquistato una visibilità, un'attenzione, una riflessione notevoli, comunque adatti al livello del problema. Ecco, questo percorso che è stato fatto per adesso da noi due soprattutto, Eugenio e io, ma che viene offerto a chi partecipa alla scuola di ricerca storica, sperimentazione della ricerca storica, la ricerca delle storie perdute. Questo percorso ha un valore storico modesto, cioè è una piccola storia delle tante storie di questo tipo, con questi finali tragici, però ha un senso metodologico abbastanza preciso e anche un senso, come dire, morale. Si recuperano queste storie
E stavolta, nel recupero 70 anni dopo, 75, 78, la distanza di tempo e l'aver trovato i materiali documentali consentono un giudizio più equilibrato e moralmente più denso, più fondato, perché subito dopo la guerra di questi processi si è avuta l'eco di quello grosso di Cose delle Landi, perché quella era stata una strage veramente infame, ma altre cose di questo tipo non hanno avuto il rilievo che meritavano, insomma, anche questo fatto che il morto di Cornogiovine sia stato, gli assassini del ragazzo di Cornogiovine, del Beltrami, siano stati processati e di questo processo non ci sia stata più memoria, dice che, insomma, probabilmente per determinate ragioni, ad esempio, non ultimo, il fatto che molto spesso l'atteggiamento era chiudiamo queste storie, andiamo oltre. È capitato subito dopo la guerra per tantissime vicende. E comunque non era era un giudizio sull'urgenza dei fatti, sulla vicinanza dei fatti. Oggi il recupero permette una riflessione molto più pacata, molto più articolata e molto più morale, direi. Non solo, il fatto di fare un lavoro di questo tipo su piccole storie, in luoghi determinati, consente di mobilitare, di organizzare, di far funzionare interessi e anche competenze di persone che magari mai avrebbero pensato di interessarsi a cose di questo tipo. Questo è possibile per la vicinanza, per conoscere specificatamente il luogo, perché se ne conosce la storia, perché si conosce la trama delle relazioni. Cornogiovine è ancora più piccolo di Cose delle Landi, per cui è ancora più semplice recuperare gli eventi, o comunque studiare gli eventi nel loro contesto specifico e approfondito. Ecco, io penso che la storia, questa esperienza non è chissà che, però può far pensare a un uso di questi materiali accanto alle questioni di grande rilievo. L'intervento che mi ha preceduto, ad esempio, ha tirato fuori alcuni personaggi di dimensione assolutamente improponibile rispetto al livello della nostra attività. Però accanto a quelle grandi dannate personalità elencate in precedenza, su cui vale, e sono assolutamente d'accordo, vale la pena di approfondire, scrivere a fondo. Anche questo tipo di lavoro può valorizzare, e secondo me lo può fare in maniera molto diffusa, l'importanza della conservazione di questa documentazione, della sua riorganizzazione e della sua proposta all'uso degli utenti, che poi è una delle funzioni fondamentali dell'archivio storico, e che oggi invece, no, beh, oggi veniamo da un periodo in cui molte cose sono state fatte, però non se ne fanno mai abbastanza in questa direzione. Io sono convinto che l'occasione offerta dalla sistemazione di questi fondi è un'occasione che noi dobbiamo assolutamente cogliere. Grazie. Scusate, succede sempre. Allora, ringrazio tutti, come dicevo prima, e in particolare ringrazio Alfonso Airaghi per la sua disponibilità, tanto per il suo contributo e poi per la sua disponibilità a fornire ancora ulteriore materiale all'Archivio di Stato. E sicuramente mi associo alla sua idea di creare rete, diciamo che abbiamo avuto la stessa idea.
contemporaneamente, anche se non ci eravamo confrontati l'un l'altro. Prima di passare la parola a Leonardo Leo e ringraziando anche gli altri due relatori, Tieghi e Cattaneo, vorrei però interrompere un attimo e ringraziare collegati con noi naturalmente i docenti della Scuola di Archivistica Paleografia Diplomata, che è sempre un nostro, sempre collegato, e lo stesso Paola Ciandrini, che saluta tutti, in particolare Francesco Cattaneo. Ringrazio tutti quanti gli altri, vedo sono molti studenti della scuola, e c'è una domanda che posso girare ai relatori da parte di Maurizio Marras, che chiede quanti militari dell'aeronautica risultano giudicati nei processi della CAS. Quindi se qualcuno vuole intervenire, altrimenti passerei la parola direttamente al collega Leonardo Leo dell'Archivio di Stato di Brescia. Eccomi, buongiorno. Sì, in pensione dal 1 gennaio, quindi fresco di... Sempre collega. Però sempre collega sono, infatti mi sento sempre parte della famiglia. Io vi parlerò delle vicende della Corte d'Assise straordinaria di Brescia, Corte d'Assise che operò negli stessi periodi e con gli stessi risultati, con le stesse finalità, insomma, di quella di Milano. Anche la documentazione è abbastanza omogenea. Però farò un piccolo excursus per capire in che condizioni abbiamo trovato questo fondo e come poi siamo giunti ad un riordino. Il fondo pervenne in archivio di Stato in due distinti versamenti effettuati dalla Corte d'Appello. Il primo tra la fine degli anni, intorno alla metà degli anni 90, diciamo, e conteneva i soli procedimenti penali istruiti dal procuratore della CAS. Mentre nel maggio del 2016 giunse il secondo ed ultimo versamento con la restante documentazione, inclusi i registri. Occorre precisare che nell'arco temporale tra primo e secondo versamento gli uffici della Corte d'Appello si trasferirono dalla vecchia alla nuova sede. E se la parte versata per prima in archivio tutto sommato mantenne l'ordine originario, la seconda subì degli sconvolgimenti, come si può facilmente capire da questa immagine che ritrae il fondo, un attimo che devo condividere, ritrae il fondo quando era ancora conservato presso, un attimo, adesso arrivo, ecco, questa era la situazione in cui versava l'archivio della CAS presso la Corte d'Appello, prima del versamento. E quindi si può facilmente immaginare. In un periodo non meglio precisato, questa documentazione che poi venne versata nel 2016 nell'archivio di Stato, fu oggetto di un intervento di riordino effettuato presso la sede della Corte d'Appello da parte di un ricercatore. E qui possiamo vedere i risultati. Spero di riuscire a farli vedere un attimo. Quindi lui, su questa massa di documenti così sparsi e dispersi, operò in qualche modo per raggiungere questo risultato. Tutte queste notizie e queste immagini anche, io le ho tratte, adesso un attimo, cerco sempre di condividere anche un'altra immagine, scusatemi, le condivisioni sono un po' laboriose. Ecco, si possono trovare, ecco qui, Centro Studi della Repubblica Sociale Italiana, in cui
questo ricercatore, il dottor Antonio Arrigone, parla dell'archivio della CAS, vedete le due foto che io poi ho tratto e che vi ho fatto vedere prima. Non mi è stato possibile ricostruire in alcun modo le ragioni e i criteri adottati per tale intervento. Il risultato è qui pubblicato ed è questo. Un attimo, torno. Un momento perché... Ecco qui, adesso interromperò la condivisione e tornerò. Vabbè, ecco. Quindi, il primo versamento, che raccoglieva, come ho detto, i fascicoli del pubblico ministero, venne effettuato in realtà senza che venisse allegato alcun elenco né inventario da parte della Corte d'Appello. Quindi si decise intorno agli anni 10, tra il 10 e l'11, 2010-2011, ad eseguire un intervento di inventariazione in archivio di Stato. E sino al versamento successivo, questa fu la sola parte consultabile del fondo, quindi solo i fascicoli del pubblico ministero. Quando non si sapeva quando, come, se la restante documentazione sarebbe stata versata, perché ho avuto diversi contatti con la Corte d'Appello, cercavo di farmi versare questi atti, ma era abbastanza difficile. Non ho mai capito il perché, ma è stato un versamento molto laborioso da ottenere. Quando finalmente anche questa parte giunse in archivio, si pose il problema della sua consultabilità. Di questo intervento eseguito dal dottor Arrigoni non ci pervenne nessuna documentazione, quindi né elenchi né inventari, semplicemente i faldoni erano raccolti, con questi faldoni numerati, senza che noi avessimo alcuno strumento che ci permettesse di capire i contenuti. Quindi, considerando inoltre che nel fondo della Corte d'Assise ordinaria, versato nello stesso periodo, furono rinvenuti alcuni fascicoli della CAS, insomma, si capì che era assolutamente necessario effettuare un nuovo intervento di riordino, in quanto il fondo a questo punto si trovava suddiviso in due diverse parti. Una prima dotata di un inventario, che però per una serie di ragioni su cui non mi dilungo in questa sede, presentava delle disomogeneità nelle descrizioni archivistiche, ed una seconda riordinata, sì, ma con criteri non noti, di cui non si disponeva alcun elenco. Date queste premesse, si decise quindi di intraprendere una completa revisione ed una nuova inventariazione del fondo. L'intervento venne però affidato ad un operatore esterno, un archivista libero professionista, grazie anche al contributo economico dell'Associazione Casa della Memoria di Brescia, che ringrazio nuovamente per l'aiuto datoci. In tal modo sono state recuperate le descrizioni del primo inventario, correggendo inesattezze e imprecisioni, ed è stato redatto un nuovo, completo inventario di tutto il fondo. Abbiamo così potuto definire quelle che sono le nuove serie. Sono sette serie sostanzialmente, sei serie più i registri. Adesso vorrei illustrarvi, ho preparato delle immagini per... quindi un attimo che condivido lo schermo. Ecco. Quindi la prima serie, consisteva nei fascicoli del pubblico ministero, sono questi, che costituiva la documentazione del primo versamento, quindi la prima parte è giunta in archivio di Stato. La seconda serie sono i fascicoli delle esecuzioni, di cui non ho alcuna immagine,
si tratta solo di due buste comunque. I fascicoli del pubblico ministero sono un totale di 23 buste, con estremi cronologici grosso modo dal 44 al 55. Le esecuzioni sono solo due buste, dal 45 al 60. La terza serie sono i fascicoli processuali veri e propri, quindi 30 buste, dal 45 al 59. Questo è un procedimento penale che si è concluso all'interno della Corte d'Assise e quindi non ha avuto poi ulteriori gradi di giudizio, ma vi sono anche processi che sono andati in ricorso, sono stati poi portati quindi a vari gradi di ricorso fino alla Corte di Cassazione imponendo la revisione. E sono rimasti, visto che fanno parte della... corrispondono, insomma, il numero di procedimento corrisponde a quello del registro generale dei processi, quindi sono stati lasciati in questa posizione. Una quarta serie raccoglie invece quelli che sono, ecco, questi qui sono io, raccoglie quelli che sono i fascicoli processuali di altre corti di assise straordinarie rinviate alla Corte di Appello di Brescia, e sono 13 buste, di cui poi vi parlerò più in dettaglio. Ci sono poi delle serie particolari, relazioni settimanali inviate dall'ufficio legale del Comando Militare Alleato e di registri. Quindi vi elenco brevemente: registri di protocollo, registri delle sentenze, costituite da una sola unità archivistica, nella quale si annotano le sentenze dei processi rinviati con un numero progressivo. Il registro è però lacunoso per la mancanza delle sentenze, da un certo numero a un certo numero, oltre alle sentenze mancano anche i fascicoli. Quindi non so se bisogna poi ipotizzare una dispersione dolosa o del tutto involontaria, però mancano i fascicoli e le sentenze. Anche se noi possiamo avere l'elenco di queste, perché esistono poi l'elenco delle sentenze e i registri generali, come questo qui, il registro generale dei movimenti dei processi penali, quindi noi sappiamo chi sono questi imputati, sappiamo chi sono, sappiamo perché erano stati condannati, però non abbiamo più i fascicoli. Questo è il registro generale per i movimenti dell'ufficio. Vedete, al di là della sua struttura, vedete il grado di cattiva conservazione, quindi il grado di ammaloramento a cui è stato sottoposto questo registro. In realtà sono tutti così i registri, in parte anche i fascicoli, e ciò è dovuto sia alla pessima conservazione qui sono stati sottoposti, ma anche per la qualità stessa del supporto. Le carte di questi anni sono carte che si ossidano con estrema facilità, ci sono numerose veline ed è una documentazione estremamente fragile, una documentazione che rischia veramente di essere dispersa, per cui io ritengo fondamentale che questa documentazione venga al più presto sottoposta a un processo di digitalizzazione. Questi registri sono già stati digitalizzati e quindi non saranno più dati in consultazione. La parte della documentazione non ancora. Ecco, e quindi poi a seguire gli altri registri. Vedete. Allora. Questo è il registro delle citazioni dirette, un registro in cui si annotavano le citazioni dei testimoni. Quindi anche questo può essere un elemento interessante per la ricerca. Esistono poi le rubriche e gli elenchi di archiviazione dei fascicoli presenti nell'ufficio del PM. Tornando a quella quarta serie, cioè la serie dei fascicoli provenienti da altre corti d'assise. Vediamo
questo ad esempio, che è in grandisco adesso, vedete, è la Corte, la Corte di Cassazione che rinvia a Brescia un procedimento contro questo Marcello Marcelli, che è il condannato che ricorre in Cassazione, avverso la sentenza del 29 giugno, avverso la Corte d'Assise Speciale di Milano, che viene rinviato alla Corte di Appello di Brescia e viene registrato nel febbraio, 9 febbraio del 49. Infatti il numero di registro d'ingresso della Corte d'Appello di Brescia 2449. Ciò significa che questo registro, che questo fascicolo, in realtà non avrebbe dovuto trovarsi tra le carte della CAS, in quanto fa parte della Corte d'Assise ordinaria. Ed infatti sui registri della Corte d'Assise ordinaria che ci sono stati versati assieme alla documentazione, questi processi figurano. La scelta che è stata fatta è stata quella di lasciarli al loro posto, perché per rispettare la loro vicenda archivistica. Noi in realtà non sappiamo se questi fascicoli sono stati tolti in epoca recente, se sono stati tolti in epoca, se sono già stati raccolti all'epoca. Si è scelto di lasciarli nell'archivio della Corte d'Assise straordinaria in una serie particolare a loro riservata. Vedete, questo processo, per esempio, questo processo rinviato alla Corte d'Appello, oltre alle carte prodotte dalla Corte d'Appello, contiene al suo interno tutta la documentazione pregressa. Quindi questo è un processo iniziato alla Corte di Assise straordinaria della sezione di Lodi, l'uccisione di Luigi, qui non riesco a leggere, se non so se è la stessa persona di cui ci parlava il relatore precedente, ma l'appellante è Marcello Marcelli. Quindi tutto il fascicolo, nonostante l'appellante sia solo il Marcelli, è stato poi preso e trasferito a Brescia. E lì è rimasto. Non solo, sempre all'interno dello stesso fascicolo c'è un altro procedimento aperto, in questo caso questa è una cosa interessante, che intestato Comitato di Liberazione Nazionale, Tribunale Cancellato Penale di Lodi, straordinario di guerra, contro una serie di personaggi di Lodi, imputati del reato di appartenenza alle forze armate della Repubblica Fascista dopo l'autostrada, di aver partecipato nella forza più spietatamente antisociale contro cittadini lodigiani e di aver partecipato all'assassinio del patriota Peveri Napo. E qui si cita l'articolo 2.3 del bando del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia 7 marzo 45. Sembra quasi un procedimento fatto non ai sensi del decreto tenenziale, ma qualcosa di precedente. È da studiare, io lo sto semplicemente illustrando. Cito tra questa documentazione di questa serie alcuni processi che potrebbero essere interessanti, perché si spazia da Padova a Milano, ci sono diversi che riguardano Milano, Sondrio per l'omicidio del colonnello dei carabinieri Marcello Alessi, l'eccidio di Villa Dogna di Bergamo, la strage di San Pietro di Gavarzere a Venezia, l'eccidio di Pedescala di Vicenza, gli eccidi di Ponte Olio e Bettole di Pavia e i procedimenti contro i presidenti e i componenti del Tribunale Militare Regionale di Guerra, che venne iniziato a Milano e poi trasferito a Brescia.
Ecco, questi atti, come dicevo, alcuni, come quello che vi ho fatto vedere, sicuramente dovrebbero far parte della Corte d'Assise ordinaria. Però la scelta fatta è stata quella di lasciarli in questo fondo per rispetto delle vicende archivistiche del fondo e anche per facilitare la consultazione. Oltre questi documenti, che sono appartenenti in qualche modo all'archivio della Cassa, ci sono altri fascicoli totalmente estranei. Fascicoli che sicuramente non appartengono al fondo della Corte d'Assise e che sono stati raccolti in una serie chiamata Appendice, perché non si sapeva dove altro metterli. Adesso ve li faccio vedere e riguardano. Sono alcuni fascicoli del Comando Generale dell'Ufficio Politico della Guardia Nazionale Repubblicana, vedete, con tanto di segnature archivistiche, con l'anno, che contengono anche documentazione interessante. Ad esempio, questa missiva, che proverò ad ingrandire. Ecco, indirizzato al Comando Generale GNR del Servizio Politico, avente per oggetto la Federazione Fascista Repubblicana di Roma, ed è del 19 luglio del 44, e quindi poi qui si parla. È una documentazione non particolarmente ricca, però interessante. Oltre queste documentazione, quindi della Guardia Nazionale Repubblicana, vi sono poi dei fascicoli del Tribunale Straordinario Provinciale di Cremona e Mantova, rinviati alla Corte d'Appello di Brescia, sempre per il discorso dell'appello di secondo grado, e qui rimasti, che riguardano processi contro antifascisti tenuti negli anni nel 44. Ecco, ad esempio, questo è il Tribunale Straordinario Provinciale di Cremona, un procedimento contro Don Bussi Mario e Somenzi Giuseppe, imputati di denigrazione del fascismo e delle sue istituzioni, ai sensi del decreto del Duce 1183. E poi qui la sentenza con l'appello per revisione. E questa è l'unica documentazione che io abbia trovato relativa a questi tribunali. Io non ho visto mai altri fascicoli, altre documentazioni di questi tribunali straordinari provinciali di epoca repubblichina, insomma, durante la Repubblica Sociale. Quest'altro procedimento è sempre del Tribunale Straordinario di Mantova, sono gli unici che riguardano Mantova e Cremona, non ci sono per altre province. Anche in questo caso è un procedimento penale contro Braglia Udino di avere in unione con De Olio, in unione con Giovanni De Olio nel giorno 24 luglio 43, con un gruppo di individui invasa la sede comunale di Gonzaga e manomessi gli emblemi ed altro materiale attinente al fascio, ammassandoli nell'ufficio tecnico mentre si disponeva, eccetera, eccetera, eccetera. E vengono condannati a 12 anni di reclusione più 3 anni di libertà vigilata. Documenti, come dicevo prima, interessanti, perché io non ne ho mai visti in precedenza e li ritengo interessanti dal punto di vista sia archivistico che storico. Ecco, l'ultimo procedimento che è conservato in questa serie particolare, in realtà, perché qui si trovava e qui è stato lasciato,
riguarda un procedimento contro un carabiniere, quindi qui siamo in epoca il 28 luglio del 45. In realtà Barattieri Giuseppe, carabiniere a cavallo della stazione di Brescia, venne imputato il delitto di omicidio aggravato per avere in Brescia il 28 luglio 45 nell'aula della pubblica udienza della Corte di Sedia Straordinaria cagionato con raffiche di mitra la morte dell'imputato che si stava giudicando Torlini. Quindi era il carabiniere presente in aula al momento dell'udienza contro un imputato giudicato dalla CAS, perché era un imputato. Torlini si trova, poi anche il procedimento su Torlini si trova nei fascicoli, e a un certo momento il carabiniere sta in escandescenza durante l'interrogatorio in cui Torlini negava tutto, prende il mitra e lo fa fuori. Questo procedimento ovviamente della Procura Generale presso la Corte d'Appello dovrebbe trovarsi nel fascicolo, nella parte del tribunale corrispondente. Io non so chi e perché ha collocato questo fascicolo in questa posizione all'interno dell'archivio della CAS. Ritengo sia giusto lasciarlo, ritenuto sia giusto lasciarlo per rispetto, come dicevo prima, delle vicende. Ecco, vediamo se adesso io riesco a... Ecco, sono tornato. L'inventario attualmente non è consultabile per delle verifiche. Questo, purtroppo, negli istituti senza personale scientifico, come nei istituti come l'archivio di Brescia, anche in epoca di Covid non ci si è potuti dedicare alle ricerche, al nostro, a quello che è il compito principale del nostro lavoro, il riordino di archivi. Io per parecchi anni sono stato da solo, facevo sia il direttore che l'archivista, non avevo assolutamente altro personale. Oggi la collega che mi sostituisce resta sola. Quindi non è semplice riuscire a dedicarsi a tempo pieno a questi riordini. Io spero, infatti ho offerto la mia collaborazione e collaborerò ancora con l'archivio di Stato in tempi molto brevi, insomma, di completare questa verifica e darlo quindi in consultazione. È ugualmente consultabile per ricerche, diciamo così, mirate, nel senso che almeno finché io avevo la direzione ho sempre aperto anche a ricercatori che dovevano guardare determinate specifiche fascicoli, e ho sempre dato la possibilità di farlo. La collega che mi sostituisce non credo che abbia niente in contrario. Ecco, io chiudo anche perché i tempi sono molto stretti. E in chiusura vorrei riagganciarmi a quello che è stato detto dal dottor Compagnoni e anche dall'altro relatore, in questo momento chiedo scusa ma mi sfugge il nome, e esplicherei un portale unico per tutti i fondi delle corti d'assise straordinarie conservati negli archivi di Stato. Un portale che, oltre che a facilitare la ricerca degli studiosi, potrebbe dare un quadro completo a livello nazionale della situazione dei fondi CAS e delle eventuali difformità riscontrabili, perché magari ci sono delle differenze da provincia a provincia, e questo potrebbe essere un elemento interessante, o potrebbe essere utile anche agli stessi archivisti per dirimere questioni sia di natura giuridica e procedurale, che mi sono trovato a dover affrontare, quindi a prendere in mano anche il codice di procedura penale dell'epoca per cercare un po' di capire come sistemare queste serie. E anche di natura archivistica, quindi uniformando un po' quelle che possono essere le descrizioni e darle in un unico portale, sarebbe un'ottima cosa, quindi far rete, sì, molto volentieri, anche da
DAEX, metto a disposizione la mia collaborazione. Io ho finito, vi ringrazio, grazie dell'opportunità, buona serata. Sì, allora rispondo alla domanda relativa a quanti furono processati appartenenti all'aeronautica repubblichina. Dunque, furono giudicate 22 persone, di cui 9 avieri appartenenti alla Brigata Azzurra, che era una sorta di squadra speciale. Tra questi Pietro Vavassori, conosciuto come il carnefice di Via Pace. Poi fu processato, lo ricordava la dottoressa Santoro, Folchi Giovanni, che era comandante del 9° battaglione antiparacadutisti alle dipendenze del comandante De Biase, fu condannato a morte, la sentenza venne eseguita tramite fucilazione alla schiena al poligono della Cagnola di Milano il 7 febbraio del 46 alle ore 7:25. Altro personaggio importante che fu giudicato, che fu processato, fu il generale Ruggero Bonomi, che era anche un sottosegretario. Poi furono processati 2 colonnelli, alcuni avieri, un maresciallo e quant'altro. Comunque, il numero dei processati dell'aeronautica repubblichina ammonta a 22. Di tanti spunti. Ovviamente condivido le proposte di inventari di progetti comuni. Ora, dobbiamo rispettare quello che va messo, cioè la finale. Ora, condivido un attimo di questo. Eccoci qua, come potete vedere, abbiamo questa slide in foto, all'interno di Milano. In particolare il 5 del 48 di Mario Scottola. Ecco, abbiamo qualche problema tecnico, la collega forse non se ne è resa conto, ma sentiamo malissimo quello che lei sta dicendo e non riusciamo. Infatti, suppongo, in questa foto vediamo. Suppongo, chiedo alla collega di. E leggiamo che cosa. Chiedo alla collega di controllare la sua connessione perché si sente malissimo l'audio. Intanto che se mettiamo a posto la questione tecnica, in attesa di questa sorpresa che diventa sempre più piena di suspense, proprio perché anche la connessione si mette a tramare contro di noi. C'era una richiesta sempre da un utente, che è poi Leonardo Mineo, e chiede se l'inventario della Cassa di Brescia è disponibile online, ma credo che la risposta sia stata data dal direttore, dall'ex direttore di Brescia. Un'altra domanda, Maurizio Marras ringrazia per la risposta sul servizio aeronautico, quindi sui processati appartenenti all'aeronautica. E infine Silvia Francalanza chiede come possiamo metterci in contatto con i relatori per sapere se un nome è nelle liste dei collaborazionisti. Immagino che ci si possa
mettere in contatto con, direttamente con gli archivi di Stato in qualsiasi momento nei canali istituzionali. Ne approfitto ancora per salutare addirittura dall'Argentina, da Buenos Aires, Carlos Alberto Rossi, che è diventato un nostro ormai frequentatore abituale, e un saluto particolare, l'ho visto subito dopo aver concluso il mio intervento precedente, a Maurizio Savoia, ex soprintendente archivistico della Lombardia, e al quale rivolgo un carissimo saluto. E quindi spero che la nostra sorpresa possa essere svelata, se la connessione della collega Carmela Santoro sia in questo momento stata ripristinata. Sentite? Ecco, adesso un po' meglio, ma... Ora meglio? Sì, ora meglio. Proviamo, non si è sentito nulla quindi finora. No, siamo sempre... Ok, dicevo che vi mostriamo questa piccola sorpresa. In questa fotografia vedete una persona ritratta dei militari tedeschi. Questa fotografia no, purtroppo continuiamo a sentire malissimo e non riusciamo a vedere l'immagine che stai trasmettendo. Sì, non riesco a vedere ancora l'immagine. Non riesce a condividere l'immagine, Carmela? No, infatti no. Allora descrivila, tanto la metteremo. Ma mi sentite almeno? Esatto, mi sentite almeno? Adesso sì. Ecco, stavo dicendo che all'interno del fascicolo 305 del 45, sempre fascicolo processuale, ci sono molte fotografie. Il fascicolo è intestato a un attore, Mario Ciotola, che però usava lo pseudonimo Mario Mazza. Ora, queste fotografie trovate durante appunto l'inventariazione hanno attirato la mia attenzione, perché Ciotola in diverse fotografie è ritratto insieme a dei famosi attori. Ad esempio, nella foto che cerchiamo di mostrarvi, non riusciamo, in una di queste foto, lo vediamo insieme a Gino Cervi e Paolo Stoppa mentre recitano nel film storico del 1940 Un'avventura di Salvator Rosa. In realtà poi la foto che più mi ha incuriosito non è questa, ma un'altra foto nella quale vediamo Ciotola insieme ad una compagnia di attori. E della foto sarebbe proiettata adesso sullo schermo, non so se la vedete, e se no la pubblicheremo prossimamente. In questa foto, ve la descrivo, c'è Ciotola insieme ad altri attori appunto di una compagnia che recitava al Teatro Ausonia di Roma per i feriti di guerra. Ora, guardando bene in questa foto, all'estrema destra c'è un giovane sconosciuto nel momento storico, in quegli anni, ma che noi invece conosciamo benissimo, perché se guardate bene è Albertone Nazionale, quindi Alberto Sordi. Cosa c'entrasse Alberto Sordi con i processi e i collaborazionisti? Ora, leggendo le carte del processo, tra poi proposto dalle accuse. Leggendo le carte del processo, emerge che Sordi non c'entrava nulla né con Milano né con i collaborazionisti. Ma insieme avevano girato insieme a città un film di recente. La nostra
fare proprio per dimostrare quanto siano utili e importanti queste fonti per ricostruire un intero periodo storico e un'intera società. Ora, io a questo punto saluterei tutti ringraziando i nostri ospiti, ma voglio in particolar modo ringraziare tutti i colleghi che nel corso di questi anni hanno collaborato alla descrizione di questo fondo, partendo dai colleghi Fiammetta Uccello e Michele De Anne, oggi in pensione, per continuare con gli allievi della nostra scuola di archivistica, soprattutto del biennio 2015-2017, terminando con alcuni tirocinanti dell'Università degli Studi di Milano, in particolare Eleonora Bonzi. Ovviamente ringrazio il direttore che ha permesso di organizzare questa presentazione, tutti i colleghi che hanno curato il collegamento e l'organizzazione, la promozione, i nostri ospiti di oggi, e vi lascio, sempre se non ci saranno domande, con l'augurio che tanti archivisti tirino fuori gli inventari dai cassetti e che ci siano tante presentazioni come quella di oggi. Grazie a tutti. Allora, io ringrazio tutti quanti anche a mia volta e vi invito naturalmente alla prossima conferenza del mercoledì. Speriamo di riuscire a risolvere i problemi di connessione. Io dico sempre che la nostra è una connessione peroniana, ma la stiamo piano piano sistemando. La prossima conferenza parlerà di frammenti, parlerà di qualche cosa di completamente diverso e vi invito quindi a tornare qui mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Grazie a tutti di nuovo e arrivederci.